Sorpresa, bestiaci, eccoci qua, incredibile, ma vero, bentornati. È vero, no, no, non posso. No, non puoi, non puoi. Non si è visto, non si è visto. No, tranquillo, era condensa. TikTok, sì, sono dentro una cella frigorifera. Sì, sì, assolutamente. Non so perché vi volete male, io non l'ho mica capita sta stronzata, non so perché siete qua a soffrire, a voler soffrire insieme a noi, e a vedere due che rifanno la stessa cosa in continuazione, sperando che questa in qualche modo cambi. Non è così, è scienza, è chimica, se metti insieme me e lui, cosa ottieni? Un bel niente, non ce la facciamo. Quante scimmie ci vogliono per cambiare una lampadina? Quante, maestro? Dipende, bisognerebbe andare a Catanzaro e chiedere. I meme sulla Calabria, bellissimo. Incredibile, i calabresi ridono a sta roba, non ho mai capito perché questi perché è vero, mi fa morire da ridere che su TikTok, anche su Instagram, compaiono tipo immagini di zoo tipo thailandesi con le scritte in thailandese, e sotto c'è sempre un commento italiano con scritto Calabria lore. Adoro. Dopo inquadrano le gorille, le scimmie. Allucinante. Non importa, comunque sappiate che discendiamo tutti quanti dalla stessa scimmia, una grande vacca che l'ha data via come nulla. Però come si chiama, la Lucy, la prima scimmia? Lucy è la prima donna. Perché ridi? Prima cuoca, perché ho pensato alla prima cuoca. Ah, giustamente, beh, perché come cucinano le donne non cucina nessuno. Questa è una cosa positiva, nel senso. Oh no, cioè, questo intendeva dire maestro. Ottimo. Bestiacce, bentornati in questa live. Come vedete, siamo vicini, come so, guarda. Incredibile. Siamo estremamente vicini, come al solito, con la nuova grafica, con la nuova grafica. Allora, stasera, appunto, Brad and Fred, ma prima, come al solito, il TGdino, perché ci sono notizie succulenti, ma attenzione. Vi ricordo, aspetta. Vi ricordo che qua ho il nuovo microfono dell'Elgato, che mi è stato dato grazie a Arcadia. Incredibile. Se volete per caso in qualche modo potenziare la vostra streaming station, se come noi, voi volete non fare niente nella vita se non i pagliacci su internet, e state pensando a qualche cosa per, ecco, insomma, iniziare la vostra carriera, ecco, questo microfonino qua non è niente male, quindi ve lo consiglio. C'è il comando sotto microfono, basta, il mio l'ho fatto, è stato un piacere, a mai più. Quindi in sostanza questo è, ragazzi, siete contenti, siete pronti stasera, Brad and Fred. Avete visto che pubblicità? Ciao, avete visto che pubblicità messa lì? Non ve ne siete neanche accorti? Ve ne siete accorti di qualcosa? No, non mi pare. Come facciamo noi le ads non le fa nessuno, ragazzi. Sì, i messaggi subliminali proprio. Ora non sto mica dicendo di comprare questo microfono, però insomma in sostanza... Però è come la famosa montagna, perché la compri? Perché è lì. Ovviamente la montagna la compri. Microfono perché lo scali? Perché è lì. Stasera dunque capirete perché non andiamo d'accordo, stasera allucinante marketing, esatto, stasera allucinante l'intesa, cioè cercherete nel dizionario la parola intesa, ci saranno tutti i sinonimi, San Paolo. E tra l'intesa vedrete noi, tu sei per Mediolanum, che è costruito intorno a te però, giusto? No, io sono intesa San Paolo pure io. Ah, ok, perfetto. Intanto vi ricordo che la maratona ci stiamo arrivando. Incredibile, alla maratona ci stiamo arrivando. Quasi. Sì, Dino Mastrotta, sì. No, però a parte gli scherzi, ragazzi, questo è un microfono della Madonna che non costicchia neanche tanto, quindi se vi interessa potreste pensare di acquistarlo, perché è veramente un buon prodotto, non ve lo direi. Io ho il modello prima. Lui c'ha il modello prima, come al solito. Sempre il gazzo. Sì. Quindi, allora, prima di salutarvi, guardate qua che news incredibili di questa settimana. Siete pronti per il TGdino classico, ma è caratteristico, direi, no? Allora, aspetta. Dai, Cristo. Sempre parlando della questione Barbie, non so perché mi sto affezionando ormai a questo film, non lo vedrò mai, ma continua a comparire notizie del genere. Ti giuro, sembra che qualcuno sia impazzito e abbia deciso di verniciare la propria casa con questo colore, che è un'aberrazione cromatica in realtà, perché come dicevi tu, il rosa non esiste, quindi questo è soltanto un punto. Abbiamo davanti un punto di domanda. Spiega perché il rosa non esiste? Perché lo spettro di colore del rosa non è un errore, c'è un errore del cervello. Se guardate l'arcobaleno, il rosa non c'è. Capito, è un errore del cervello, siete sbagliati, certo. Voi. Noi se sei rosa sei sbagliato. Questo tu andresti d'accordo con Netflix e Disney? Non esiste.
E beh, infatti, vedi? No, infatti nessuno sta dicendo niente. Ed eccolo qua, il rosa è incredibile. Questo schifo è stato allestito. A me fa venire i brividi, sta c'è notizia. C'è un fan della Barbie, già che... Come cazzo fai ad essere un fan della Barbie? Ma anche, cioè, anche da, vabbè, una vabbè, donna, vabbè. Anche una donna, nel senso, è sbagliato tutto, hai dei gusti proprio di merda. E ha deciso di rifarsi a Malibu, sta cagata qui. Non lo so. Grazie Ciabattino per il gift. Grazie mille, gentilissimo. Ma non è finita qua, perché abbiamo altre notizie interessanti, fermi, adesso ve lo dico. Guardate, Xbox sta considerando di spendere altri soldi, di comprare Sega, Bungie e tutte le altre compagnie. Incredibile. E poi niente, interviene definitivamente il multitrust, poi, allora, perché qua, io dico una qua cosa. È monopolio completo, perché qua stiamo andando oltre, allucinante, se non puoi batterli comprali, questo è il loro concetto. Microsoft, però se fai schifo puoi comprare tutte le cose che vuoi, ma non sarai mai il migliore, tipo il Paris Saint Germain, no? Io non concordo con questa, con la tua prima affermazione. Se fai schifo, non sono d'accordo. No, ma non sto parlando di Microsoft, sto parlando di generale. No, tu stai parlando di Microsoft. Aspettati una letterina. Vergognati. Citatelo. Sto parlando del Paris Saint Germain. Ti dovresti vergognare. E quindi, insomma, la situazione sembra mettersi positivamente per la Microsoft, direte voi. Beh, assolutamente no. Perché è incredibile. Compare una letterina, sempre la famosa letterina. Dove a quanto pare Matt Booty, che in italiano significa Matteo Culo, che è uno dei grandi della Microsoft, scrisse nel 2019 che volendo la Microsoft potrebbe comprarsi la Sony e cacciare via dal mercato completamente la Sony. Ora, questa cosa non è per niente positiva per quanto riguarda... Ma Bungie è di Sony, poi, in realtà. Adesso, no, sai che non mi ricordo più se l'ha acquisito o no. No, non è che non l'ha acquisita, però c'è un contratto di collaborazione. Sì, un contratto di collaborazione. C'è Destiny per Destiny, esatto. Che... Però cioè, arriva la Microsoft con 20 miliardi, secondo voi la Bungie non prende il contratto di Sony. Guarda che 20 miliardi sono pochi per l'acquisizione, no, di questi mesi. No, infatti, ma era una cifra perché hanno speso anche sui 60, cioè possono anche andare a spendere 68 miliardi, se non sbaglio l'acquisizione che vogliono fare Activision è di 68 miliardi. Cioè, ma voi immaginate... Activision è più grande di Bungie. Ma ora però. Voi immaginatevi... Quanto è un miliardo di soldi? Immaginatevi un contratto. Allora, Breaking Bad, hanno fatto una roba matematica. Quanto se pesa guadagnasci... un miliardo? Quante persone pesa un miliardo? Tu quanti soldi pesi? Io peso 50 kg. Quindi se quanto sarai? 250.000? No, sarò 20.000 in tagli da 50, dai. Io credo di essere all'incirca un miliardo di sacchi di sacchi da un centesimo, credo, non lo so. Comunque hanno fatto la comparazione matematica, se tu dal 1495 avessi guadagnato 5.000 euro al mese non saresti ancora arrivato al miliardo oggi. Più di 600 anni. E quindi queste persone che vogliono abbattere lo spirito compaiono ogni giorno, si presentano. Quindi questo vi fa capire quanto cazzo è un miliardo, di dollari, di euro. È un miliardo e se saranno 100 foot all'incirca. Sono mille milioni. Sì, sono mille milioni un miliardo, ragazzi. Però fermi, perché le notizie non sono finite. Arriva l'ennesima piaga d'Egitto, però in America, incredibile, dove tutto accade. Perché c'è un pesce, una nuova invasione di pesci che possono sopravvivere sulla Terra. Questa cosa fa paura. Sono stati trovati nel Missouri. Non so per quale motivo c'è Frodo qua che gode e non so per quale motivo l'IGN... La scena finale dopo che Sam... Sì, dopo che Sam... E non so per... No, che Sam, quando si becca il pungiglione nel... No, hai capito. È veramente quando si fanno lo sguardo bellissimo. Ah, Sam, sì. Poi quello è continuo. Vabbè, comunque, detto ciò, la fine dei tempi è vicina, questa è la prova. I pesci iniziano a camminare sulla terra per menarci e dirci, oh, tutto a posto, questo sarebbe il concetto, questo è il grande disegno di Dio. Buono, ragazzi, non so, e da oggi... Ma in realtà esistono dall'alba dei tempi i pesci che ci sono adattati. Sì, assolutamente, i pesci esistono dall'alba dei tempi, complimenti. Allora, ragazzi, da oggi è tutto, per oggi è tutto, Gimiglione e lui striscia la notizia, a voi la linea. Perciò Tigidino si conclude qua, con questa meraviglia. Saluto, chi abbiamo? Yale, Miss, Joe, Marco, poi chi altro? Streamlabs, allucinante, Timidone, Rara Boreale, Bomberissimo, Fudox, Margarita, Onorevole, Devil, Scossa Boy, eccolo lì, Stray Emotion, ce l'ho fatta? Stray Emotion, non ci riesco. Wolf Girl, Belbereth, Tocio, Bebs, Markil,
la puffa cattiva. No, sbagliato. No! Poi chi altro c'è? Cosa ridi? Come i bambini, ridi ai rutti, ma puoi ridere ai rutti. No, sto ridendo perché... Smeriglio Donzi, come no, Yoles, La Laju, Miss Ruby, Who's That Girl, Gesui Davidic, Becky, Tonino, è comunque naturale, ragazzi, lasciarsi andare ogni tanto, Coop TV Biggest Fan, Kiru, Roberta, Greenwich, Il Golfista, tu sei un grande fan delle occhiuse, vero? Delle golfiste, sì. Va bene, Andrea, va bene. Marta, Sabatomica, I'm a Little Borat, e poi ultimo, ma non ultimo, e sicuramente meno importante, fermi, Boni, qualcuno di nuovo non c'è? Gigi. Oh, qualcuno Gigi. Di nuovo, venite fuori, mani in alto, e non c'è nessuno di nuovo. Incredibile, ci dobbiamo lamentare, non credo. Eccolo, Martina VGF Kid. Non è nuova, ma così dice Streamlabs. Quindi, bentornati, bestiacci, è un piacere, un onore. Forse riusciamo ad arrivare alla maratona? Sì, riusciremo ad arrivare alla maratona. Zadek è nuovo. Sì. Se riusciremo ad arrivare alla maratona, sarà solo colpa vostra. Boom, dopo facciamo le reaction. Dopo facciamo come al solito il nostro lavoro. Le reazioni, devi invitarmi, vero? Sì, allora, attenzione ragazzi, noi vi promettiamo stasera la qualità. Noi vi promettiamo stasera la riuscita. Noi vi promettiamo stasera il meglio del meglio. Aspetta che attivo Andrea, eccolo lì. Noi vi promettiamo di essere in grado, di essere capaci. Ora, sono famoso io per le mie cazzate, cheat, ma anche perché non mantengo le promesse. Non mantenete le promesse, ragazzi, è divertentissimo deludere le persone, fatelo, secondo me farà anche bene. Diventi un'anomalia alla fine. Diventi un'anomalia, perfetto. Timidone, grazie mille, bestiaccia. Timidone è impazzito e niente, ha iniziato a vomitare subs. Eccice, Fred and Braid, bentornati. Ma che dici, uso il pad per sto gioco? Ma è ovvio che devi usare il pad. Datti una calmata, col mouse. No, prima usavo le frecce come gli indiani. Ah, famoso frecce della macchina. Vediamo se parte. Yes, it does. Siamo a 7 metri d'altezza, mannaggia il cazzo tuo. Allora, un aspetta. Po' come il Titanic. Remote play together. Qualcuno di voi ci ha chiesto: ma come funziona il remote play together? Basta schiacciare su remote play together. Incredibile, la tecnologia. Ti è arrivato l'invito? Comunque hai visto che cacchio di mente imprenditoriale ha Netflix, che ha rimesso dopo 2 anni nel suo catalogo il Titanic di Jim Cameron. Sì, ma ti è arrivato l'invito? Sì, sto entrando. Cioè, però, Netflix ha messo Titanic adesso su... Sì. Cazzo, ma sono sempre a un passo del suicidio finanziario, comunque. Sembra che lo vogliano. Come devo rinviartelo? Sì. Inviato a nulla. Invita una mia. No, perché mi dice la sessione. Ma guarda, ci sono tante di quelle cose che vorrei dirti. Te l'ho inviato di nuovo. Dice lui, Ok, sto provando a entrare. La seconda è sempre quella buona, ci sa. Infatti, vedi. Ci sei, are you in? Ma poi c'è anche in solitaria. Ma che cazzo fai in solitaria col sasso? Ma perché non mi va più il pad? Ah, perché sono io col potere qui, guarda. Perché? Vai su multigiocatore? Ma non mi va più il pad. Ho preso il controllo. Fai A? No, aspetta. Quale cazzo è il problema? Cioè, ha fatto remote play e lo sta facendo giocare a lui. Ragazzi, non vi preoccupate per Daxin, non è scomparso, sta bene. Con la tastiera? E che cazzo devo fare? Non va il pad? Senti, ti sbatto fuori. Va bene. Aspetta, espelli il giocatore. Però non puoi sbattermi dentro. Beh, per definizione no. Perché non va il pad? Perché non funziona mai un cazzo? No, una sera che deve funzionare qualcosa. Non può funzionare, porca puttana. Ah, io ho comprato un altro DualSense, perché voglio arrivare alla 10 DualSense. Questo qua penso sia il quinto. Ho chiuso sto gioco di merda per riavviarlo. Aspettate un attimo. Ovviamente che ringraziamo gli sviluppatori che ce l'hanno inviato. Assolutamente non vero, però. Però ringraziamo sempre il pensiero, perché comunque il pensiero di inviarlo a Coop TV c'è stato. Poi gli hanno detto no, ma forse è meglio di no. Sono scomodi. Sì. Aspetta allora che faccio ripartire il gioco, perché stavolta è entrato lui ma non riesco a entrare io, incredibile. Domani ho l'orale, diceva lei.
Cosa cazzo ridi? Intende gli esami? Che cazzo ridi? Giulia ha detto che domani è l'orale. Ma come ti permetti, Andrea? Vabbè. Che cosa avete portato di bello, di tesina, all'orale di maturità? E come te lo spiego? Allora, aspetta un attimo. Antigiocatore, è così. No, Andrea. Il pad è quello della Logitech? No, perché quello della Logitech funzionerebbe. Ti ho invitato, entra. L'unica cosa rimasta intatta, ragazzi. La tragedia. Entra! Sto entrando. Quello era il suono di uno che entra. Oh, bisogna sempre insinuarsi. Io sono sempre Brad, tu sei sempre Fred. Ma io voglio fare Fred. Fred è quello intelligente. Charlie, rivediamo alcuni punti chiave delle lezioni di arrampicata. No, salta, fai salta. Non va il pad, fai tu, salta. Aspetta, salta. Ok, mo funziona. Allora, io sono quello rosso, no? Allora, siccome ragazzi mi sono rotto i coglioni... Siccome mi sono rotto i coglioni, conterà lui, perché così lui c'ha il suo ritmo. No, ma ci hanno detto tipo di premere i tasti tipo 1, vediamo. Non è vero, ragazzi, dei bugiardi. Bene, finalmente l'hai capito. Allora, conta tu, Andrea. Io sento il tuo 3. 1, 2, 3. Incredibile, salta al 2 anche quando conta lui. Cioè, capite dove sta il problema? Detto, ragazzi, allora, Andrea, io non so quale cazzo... Veramente, non so se tu sia caduto dalla cuccia da piccolo, ma qualcosa non va, eh? Vai, tu... Ah, no, vabbè, devo stare giù. Vabbè, lo faccio io, dai. Vai. Vai, gira, dammi un 360. Ma sti cazzo di 360, vai! Figa, sei incapace. Va bene, allora mollo senza il 360. Porca puttana. Sì, avete sentito bene, porca. 1, 2, 3. Andrea, mi incazzo, se tu lo fai apposta. Vai, lo faccio io. Vai, mi siedo. Vai. Rotea, pernica. Tirami su. No. Tirami su. Ok, aspetta, vai. Vai, vai. Ok, vai. No, ascolta. 1, 2, 3. Beh, tirami su. Su. Ah, è vero. Su. Basta saltare. Ce la stiamo facendo, ragazzi. Allora, 1, 2, 3. Ok, ok. 1, 2, 3. Tirami su subito, bravissimo. Ok, pronto. 1, 2, 3. 2, 3. Perché non va? Allora, rifacciamo. Sponsor col tirami su. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, devo cambiare tonalità. Bisogna... Ancorati tu. Vai, buttati. Vai. Aspetta. E vaffanculo, vai più indietro. Vai. Ok, 1. 2. Vai. Quasi però, dai, quasi. Quasi. Devo prendere un attimo le misure, ma ci siamo. Tirami. Io non so se aiutassi una persona. Se vedo qualcuno che... Ma tu... 1. Ma come sarebbero? Vai. I calciatori senza... Come dentro. Fossero? Ecco. Com'è il fallimento? Com'è fatto? Beh, ha queste forme. È un'unione, è un feto tra me e te. È uno schifo, è una cosa incompleta. Nato anche primino. Ricordati che è solo dal fondo. Sì, tirami e basta, per favore. Mi stanno già girando i coglioni. Lanciami. Solo 1, 2, 3. Vai. Ok. Non troppo avanti, indietro forse. Ora. Porca puttana, l'ho fatto però, ragazzi. Ma Dio buono. L'ho fatto come sempre, non funziona. Ma sbaglia i tasti, sbaglia. Scusate. 1, 2, 3. Visto, bravo. Ok, incentivo positivo. Aspetta, devo mettermi più avanti. Rinforzo me, positivo, quando fai qualcosa di positivo te lo dico. Oh, beh, vedi, l'hai capito, come i cani, come Wutan. Indietro, mannaggia te, va un pelo più indietro, ok. 1. Allora. Lanciati, ora! Aspetta. Che nervi. Oh. Che è successo? Vai. 1, 2, 3. Non ci credo. L'ho fatto. Sei stato tu al 2 stavolta. L'ho fatto. 1. Allora. 2, 3. 1, 2, 3. Sì. Sì. Zitti. Sta succedendo. 1, 2, 3. Figa, è saltato al 2. È saltato il 2. 2,8 è saltato. Sì. 1, 2, 3. Ora. Allora, qua devo mettermi praticamente a filo, qua. E no, perché sennò no, io aspetta, non riesco a ciondolare. Piano, non muoverti. Così, perfetto. A centimetro. Non riesco... a centimetro. Non riesco a ciondolare, aspetta. Ok. Vai.
Ok. Ok. Perfetto. Ora. Ma aspetta che salta. Ok, adesso fermo. Sappiamo che col tasto L2 ci si aggrappa. Sei pronto? Era L2, sicuro. Mi aggrappo io, vai. Veloce, sto scivolando. Troppo vicino alla terra. Allora, con calma. Sì, con calma, aspetta. No. Allora, insieme dobbiamo saltare. Aspetta, uno, due, tre. Vai, appenditi. Non tu, si è appeso. Uno, due, tre. Non salta. Uno, due, tre. Ma che cazzo di... Ah! No! quasi, bravo. Complimenti per i riflessi, complimenti. Mi dite per favore se esiste un modo per salvare la partita. Complimenti per i riflessi devastanti. Mi dite per favore se esiste un modo per mettere un checkpoint, perché io non ho intenzione di ricadere giù. Peggio di un jumpscare quello. Era quadrata, avevano detto. Ma t'han detto cagate, perché se schiaccio quadrato il pinguino mi si affossa alla fontanella del pinguino e collassa sulle sue stesse ossa. Non vedi che divento un budino? Guarda, sembra che stia tirando su un cannone, guarda. Questa live è per bambini. Uno, due, tre. No. Che gioco di merda. Sei troppo vicino alla allora terra. Allora fallo tu, porca puttana! Salti, vai. Non sei buono! Aspetta, non tirarmi. Oh. Ok, vai. Mica che testate sto tirando. Sta fermo, va bene così. Sto scivolando. No! Dai! Ok. Pronto? Posso. Allora. Uno, due, tre. Oh, vedi? Adesso stai qua in alto. Vai. Chi lo fa? Aspetta, chi lo fa? Faccio io, ma devi saltare. Uno, due, tre. Vai. Ragazzi, sta succedendo, incredibile. Vai. Ok, tirami su. Sta succedendo, ragazzi. Ok, fe. Uno, due, tre. Zitto. Ok, qui si muore. Uno, due, tre. Allora, faccio io, vai giù, buttati. Siamo troppo vicini al bordo, te l'ho già detto. Ok, torna su allora. Un po' troppo lontano dal bordo. Ma le vie di mezzo non ce le hai? Così a centimetro, secondo me. Ok, a posto. Ti prego, non sbagliare. Minchia. Ok, fermi, adesso abbiamo due scelte, salire o scendere. Allora, giù c'è lo shortcut, saliamo. Come giù c'è lo shortcut? Sì, c'è lo shortcut, attiviamolo allora. Ma chi te l'ha detta sta boiata? Mi sto ammazzando, mi sono impiccato. Scendi, fa qualcosa. Ok, vedi che c'è tipo la roba giù. No, quindi noi saliamo, vabbè. Senti, l'obiettivo è salire, saliamo. Uno, due, tre. Azzardare a fare di testa tua. Ok, adesso ci dobbiamo attaccare lì, sei pronto? Ti appendi tu, va bene. Uno, due, tre. Ok, vai. No, è troppo, aspetta. Oddio! Uno. Dio! Vai! No, prima, no! Vabbè, vedi, qua c'è lo shortcut, vedi. Lo shortcut di prima. Voglio vedere il pupazzo di neve. Poteva andare peggio. Uno, due, tre. Ok, qua. Vai, buttati. Figa, non ce la faremo mai. Ora! Madonna santa, porca puttana. Uno, due, tre. Wow! Scusa, era un attimo partito il ritmo. Scusa. Uno, due, tre. Vai. Ah, non mi scrivete poi. Ma Dino, che ritmo strano. 1, 2, 3. Ma che cazzo. Ovvio che il maestro si confonde. Io dico 1, 2, 3. Perché lui salta il 2. Allora unisco il 2 e il 3 insieme. Non l'avete ancora capito. Mi si è bloccato il personaggio. Che cazzo fai? Mi si è bloccato il pad. Guarda, sta continuando a tirare su. Io non so. Si è bloccato anche a me. Bravi. No. Vabbè, esci, rientra. Dovremmo uscire, ricominciare da qui. Salva, esci. Colpa tua. Quindi ti hanno dissato a te, quindi ho ragione io. Ma che cazzo di ragionamento è? C'è la gente dissa gli altri, c'hai ragione tu, ma che cazzo di sistemi... Ma che eco smisurato hai? Sei un palloncino pieno d'elio, neanche sì, d'aria. Sì, perché il tuo modo distorto di contare fa sbagliare a me, quindi non è colpa mia. No, perché se io conto 1, 2, 3, tu salti al 2. Se invece io conto 1, 2, 3, tu salti al 2 lo stesso, solo che io unisco il 2 e il 3 così sembra che salti, per non farti fare la figura di merda a te, capito? Ah, è tutta una roba altrui. Certo.
Nelle impostazioni esistono i checkpoint. Andate a cagare, adesso me lo dici. Vabbè. E adesso me lo dici. Siamo a 44 metri, io ve l'ho detto, record 150, ce la faziamo. Adesso divento uno youtuber a 30.000 like, 200. 30.000 like manco fa VJ i tempi d'oro. 30.000 è anche poco ormai per il numero di sti baldi giovani. Aspetta, che cazzo è successo? Non posso giocare da solo, Andrea? No. Invitami. Mi inviti? Brad and Freud. Sì, perché qua c'è da andare dallo psicologo, una certa. Ti ho invitato. Freud era... Sì, si faceva maestro. Di coca, solite robe. Dai. Ma non male, cioè, ma talmente tanta che poteva stendere in cavallo. Che cazzo è successo? Non va il mio pad. No, adesso sì. Sì, incredibile. E c'è Maledici. Dai, ci siamo. È un gioco competente, comunque. Allora, come facciamo qua, Andrea? Ragionala. Ti appendi tu. Però devi mollarti al momento giusto. Ma perché mi devo appendere io? Cos'è il mio secondo nome, Mussolini? Sì, bisogna essere sincronizzati alla perfezione. Appenditi tu. Va bene. 1, 2, 3. Troppo in alto. Ok, fermo. Così. Vai. 1. Dimmi tu il via. 2. Vai! Eri troppo avanti. Mi sa che dovevamo farlo prima. Me l'hai detto troppo tardi. Avevi già completato la parabola. Se siamo andati verso l'alto, siamo andati. Scusi. Ci svegli. Ecco, si è svegliato. Ho detto vai, tu ti sei mollato. Fermo. Era un vai generico. 1, 2, vai. Porca di quella. 1, 2, 3. Devo dire 3, non c'è un cazzo da fare. Vai, attaccati. Fai, disfa. No, cazzo. Ma perché sta cosa? Perché? Ma ero già giù io. Ma dai. Ma vi dovete attaccare dall'aperto opposto. Ma ora ce lo dite. È troppo. Vabbè, dai. Tanto qua ormai abbiamo acquisito. 1, 2, 3. Se non stai zitto, io se cado spengo. No, perché me l'ha consigliato il dottore. Ha detto smettila. Acquisito delle skill. Comunque, dai. Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3, vai, così come i salmoni. Porca puttana, aspetta, perché non salti? Perché non salti al 2? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai, no, un po' più indietro. Un po' più indietro. Vabbè, fidati, va bene. No, fidati un cazzo. Guarda. Ecco, visto? Troppo indietro. Ok. Vabbè, qua vedi, sto pezzo 1, 2, 3, 1, 2. Ok, adesso. Appenditi tu. Aspetta, vai. Anche se sbatti, fregatene. Non va. Figa, non sei capace di fare niente. Devi metterti più in alto. Vai. Più in alto. Non sono capace, non può saltare. È un pinguino, non una cavalletta. Non può saltare più non di così. Arriva, è già cazzo. Tanto che salta, cazzo. Non hanno le ginocchia, questi saltano. Che poi non è vero, perché ho scoperto che i pinguini le ginocchia ce le hanno. Non ci arriva, cazzo. Faccio io, mi appendo io. Dobbiamo saltare insieme, però. 1, 2, 3. Dobbiamo saltare insieme, fidati. 1, vai tu, con down. E salta l'1. Salta l'1 e mezzo. E tu vai. 1, vai tu. Non devi dirlo vai però, aspetta. 1, 2, 3. Ma niente, non salta. No! No, ragazzi, io... Ma perché ti sei lasciato? Ma no! Ma è fuori di testa. Perché l'ha fatto? Perché non salta sto cretino? Perché non salta? Perché salti al 2! Beh, non è vero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma qua è facile, guarda. 1, 2, 3. 1, 2, 3, facile, il tempo che non ho. No, oscilli tu, mi sono rotto il cazzo. No, vai tu giù. Vai. Non si può rompere la corda. Non pendolo più, perché? Vai. No. Ci ho provato, dai. 1, 2, 3.
Io non riesco, ragazzi. Ma però mi faccio male. Si fa male il mio personaggio, non il suo. Uno, due, tre. Minchia, salti al 2, che nervi, no, Dio buono. Porca puttana, salta al 2 anche quando conta lui, ma che cazzo di problemi ha? Ragazzi, ma non è vero, ma non è vero. 1, 2, 3. Questo era il 3. Ma si salta dopo aver detto 3, non prima di aver detto 3. 1, 2, 3. Non 1, 2, 3. Che cazzo salti prima di dire 3, ma che cazzo di problemi hai? Si salta al 3. Quindi quando sto dicendo 3, se no tutti direbbero si salta dopo. Sì, ma tu dici, ma tu si dici salta al 4. No, si salta per va bene, mentre dici 3, ma dillo sto cazzo di 3, manco lo dici, già salti. Vabbè. Conta tu. 1 2 3. Stavolta è andato al 3 però. Stavolta è andato al 3. Aia, aia, allora vai, vai. Speedrun, basta, speedrun. 1, 2, 3. Salti al 2! Al 2! Perché fai la pausa d'effetto? Perché? Perché? Aia. Ma che cazzo di... cosa vuol dire fai la pausa d'effetto? Qual è il problema che faccio la pausa d'effetto? Ah, si vede che sto piangendo. Allora, faccio... mi pianto io. Ma vai. Tu sei molto precoce, evidentemente. Vai, mi pianto io. Ma io vorrei piangere. No, troppo. Aspetta, qua. Troppo. Speedrun, mezz'ora qui. Vai. Speedrun di cadute. Ma che cazzo uso le mot? No, ma c'è qualcosa che non va. Ma perché si è fermato? Cioè, ci stanno facendo. Sì, ma qui, no, qui hai ragione. Si è fermato a mezz'aria, non so per quale cazzo di motivo. 1, 2, 3. Vai, ancorati. Non va più il pezzo. Minchia, non ce la faccio più. Ma non voglio andare più io. Non voglio andare. Guarda. E certo, è lo stesso pad con cui comandano i sottomarini. Cristo Madonna, dai, ma che cazzo di pad hai preso? È quello della Nacon. Adesso va, è tornato, vai. È tornato. Quello che è successo nel sottomarino è questo, un minuto di defiance. Uno. Ah no, che cazzo conto, qua devi far tu. Uno. Due. Ora! Ma perché si ferma prima? Io ho deciso di andare in modalità Bocelli, vai. Non voglio più vedere. Uno, due, tre. Uno. Cioè, ho aperto gli occhi, siamo ancora qui. Ho fatto 7 salti. 2. Allora, io faccio il 2, tu fai il 3. No, conta tu. 1, 2, 3. Minchia, salti prima del 3. Non è vero. Vai, conta. Guarda, allora, facciamo così. Io non dico il 3, dico 1, 2, salto. Va bene? 1, 2. Vedi che sei tu che salti prima. Vabbè, uno, due. Oh, vai. Abbiamo trovato il modo? Abbiamo rotto il gioco. Ce la stiamo facendo. Uno, due. Nodo sincronizzato, che bello. Uno, due. Ragazzi, ci siamo. Uno, due. Il suo problema era il 3. Incredibile. Ancorati. Qua, vai. Qua ce la si fa. Abbiamo acquisito delle skill ormai. Guarda, ok, le skill. 1, 2. Che cazzo è? Spavento. Basta, via. Allora, fermi. Ci dicono di usare i checkpoint. Ora mi dici come si fa, prego. Allora, faccio opzioni. Fiocchi di neve, controlli, lingua, V-Sync. Non ci sono, modalità daltonismo. Sarà, su controlli si dirà come fare la roba, no? Applaudi. Salva checkpoint F. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè, proviamo a mettere F. E col pad? Schiaccia F. Ma aspetta, fermati. Col pad quale cazzo è, scusami? Non c'è col pad. Che figli di pad. Schiaccio F. Aspetta. F. Se faccio C.
F di F Bucciate. Di F di falva. 1. Vabbè, dai, 2. No, 1 2 1 avanti. 1 2 Vai. Guarda che perfezione, guarda, non sì, no, è allucinante, non, non abbiamo vinto, Andrea. Abbiamo vinto. 1 2 È allucinante, ragazzi, abbiamo vinto tutto. Beh, qua, fallo da qua. Non c'è più di... Andate via dalla live perché ormai abbiamo finito il gioco. Speedrun, vedi la speed. 1, 2. Non va. Sì, ma mi sta venendo un'ernia. Tirami su. 1, 2. Non iniziare a saltare. Non iniziare a saltare all'1 adesso, per l'amor di Dio. Perché sennò mi fa fare 1 salta. E dopo l'1 non posso più contare. Ho sbagliato io. Ma perché hai saltato all'1? 1, 2. 1, 2. Guarda. Guardami. Ti guardo. Mamma, guardami. Mollami. 1, 2. Minchia, adesso stai. Perché stai saltando? No, non è vero. Mezzo. Porca puttana, adesso mi incazzo, eh. Non è vero. Stavamo c'è andando così bene, Andrea. Vai. Sì. Non ti preoccupare. 1, 2. Ma non è vero. Ma che problemi ha? Ma basta che funzioni. Ma glielo scrivete in chat anche. Ma cosa vuol dire basta che funzioni? Questa è arte. Vai, ancora te. Aspetta, qua. Oh! No! Fermo, tirami su. Tirami. Che qua, cazzo? Vai. Ok. Posso un po' troppo indietro, vabbè. Non importa. Tirami su! Cerchio! Minchia, non so cosa cazzo è successo, ma è successo. 1, 2. Bravo! Fermo. Sei pronto? 1, 2. Adesso, sto pezzo è impossibile, quindi... Vai. Provo in basso. Ti devi ancorare, devi tu di rimando. Ancorati, se sbagliamo, ti devi ancorare, perché poi bisogna fare un effetto... Dobbiamo fare l'effetto lombrico, vai. 1, 2. Vabbè, tira, basta che premi cerchio. Non cerchia. 1, 2. Ancorati. Non ce la faremo a saltare sto cazzo di pezzo. Aspetta però, abbiamo salvato, no? Se io schiaccio F... No, C, ho salvato. Vabbè, non è male come punto di salvataggio. Vai. Vai a millimetro, vai a millimetro. Vai. Ok, sì, fermi. Per usare checkpoint non dovete andare solo su opzioni, dovete andare su opzioni, quelle sopra dove c'è il pinguino, c'è scritto opzione assistenza. Opzioni di assistenza. Minchia, che precisione. Ah, salti infiniti, che cazzo vuol dire? Non ne ho idea. Presa migliore. Che puoi scegliere un punto sulla montagna così che se cadi posso riportarti lassù. Tieni premuto per piantare la bandiera. Ah, ma quindi ma sono queste... contati? No, ma queste sono abilità che possiamo fare, Andrea. Cioè, sono delle facilitazioni. Ok. Come i bimbi. Allora, quindi con... bisogna tenere tutto... la corda. Bisogna praticamente tenere... Vai. Quanti sono i checkpoint infiniti? Non lo so. 1, 2. Adesso, checkpoint. F. No, devi tenere premuto... Ok, checkpoint. Quindi, mo se cadiamo, riprendiamo da qui, giusto? In teoria. Proviamo. Aspetta, no, ma perché hai detto provia? Minchia, ne ha devasto. Aia, che male. Ora, come funziona? Come facciamo a tornarci? Prova a scrivere, a schiacciare F. No, se fai F magari lo metti qua. No, lo metti qua, C, non farlo. Sì, non va. Mo? Come non fa F, tornare? Come cazzo si fa? Parlate, no, ragazzi! Ma no, che cazzo vuol dire? Ah, così come. Guarda, linate. Oh! R1. Abduction, ci hanno adottati. Figa, ragazzi, tutto sto casino per scrivere R1. UL1. 1, 2. Senti, ho capito che abbiamo i checkpoint adesso. Guarda, però non è che dobbiamo giocare col fuoco. Perché qua c'è in ballo la vita degli altri. Minchia, mo ci portano a casa. Ma se saltiamo e fai i messaggi di come cazzo si chiama? Non lo so. Il checkpoint ci riporta indietro al volo. Ci ha preso al volo proprio, vedi. 1, 2.
Aia, vabbè. Vabbè, ma così abbiamo rotto il gioco, dai. Approfittiamo. Sì, dai, belle le transizioni a fischio come Pierino. Uno, due... Minchia, non stai più, adesso stai saltando al 3, ma quale cazzo è il tuo problema? Ma a me ha perso di senso il gioco, l'aver rotto. No, allora, fai partire una votazione, togliamo i checkpoint, sì, troppo facile così. Troppo facile così, ragazzi, perché il cazzo ci avete preso? Vabbè, però l'hai messo. Quello rimane. Però vedi, con R1, con R1 non funziona più. Questo rimane, dai. 1, 2, 3. Ma perché 3, mo? Non era 2? Riattiva i checkpoint. No, 1, 2, Andrea! Ma perché, mo? Allora devi farlo al 2, non al 3. 1, 2, 1, 2, vai! Allora, vai. Ora! 1, 2, 1, 2, 1, 2, ti... Oh, vedi, vieni qua. 1, 2, vai. Non lo so. Sta esplodendo il mio. Non lo so. A posto. Tirami su. Ok. 1, 2, 1, 2, vai. Ondulati. A posto, tirami su. Allora, vai, vieni, esperti, bravo. Esperti in materia. 1, 2, 1, 2, ok, ancorati qua, dove sono io, bravo. Allora, qua si vede l'ingegneria, qua si vede l'ingegneria del salto, guarda. Ora! Perfetto, minchia, perfetto. Per eccezionale. 1, 2, Aspetta. Minchia, ho ingoiato l'ugola. 1, 2, Andrea! No! Effetto lombrico, no, cos'è? Cos'è? Effetto elica? Effetto frullatore, no? Ah, pure, come se non bastasse. Vabbè, te lo concedo, dai. Non funziona, inutile che tu l'abbia attivato. Adesso disattivalo. Ma che cazzo di senso ha disattivarlo, Andrea? Non siamo in grado. Stai facendo tu? Sì, allora... Rispondimi, per favore, perché penso di avere le traveggole. Sì, l'ho tolto. Vai. Allora, attenzione. Ti spiego come funziona. Allora, adesso sì, io devo m'attacco. Prendermi dall'altro lato, ho capito. Hai capito? Vediamo se hai capito. Sì. 1, 2... Ok. Allora... Veloce. Arrivarci all'altro lato. Aggrappati, veloce, muoviti! Ok. Vai. Lasciati leggermente, non mi posso... Ok. Ok, ti devi staccare, Andrea, quando sono di là, eh? Vai. Dai! Oddio. Come facciamo qua? Bisogna saltare e appenderci là, capito? È impossibile. Cioè, dobbiamo saltare insieme, sincronizzatissimi. Figa. 1, 2... Ok, vado io. Ok. Lo scalaggio felino. Dai. Ok. E mo? 1, 2. Aspetta. Orca, ma sei demente. Ma quale cazzo di problema hai? Ma c'è un cazzo di salto. Fallo dritto per dritto. Ma sei cretino. Cazzo, ho risucchiato la sedia col culo. Da quanto l'ho stretto. Ma che cazzo fai? Ma sei deficiente. Era tutto in sicurezza. Avevo i capelli prima. Allora, sei pronto? Bisogna farlo un po' più avanti, perché sei stato troppo prima. 1, 2. Minchia. Sono attaccato con l'alluce alla tipo velociraptor. Devi eguagliarmi. Vieni vicino. Ecco, bravo. 1, 2. Tirami su. Oh, vedi dove siamo arrivati. Guarda. Che è sto problema qui, Edgard. Ehi, fratelli, come butta qui, salite in cima. Buona fortuna, ragazzi. Ne avrete bisogno. Qual è il record? Non c'è nessuno qua, lo ammazziamo? Nessuno è testimone. Bene, ci nutriamo della sua carne. Diamogli fuoco. Ma no, strozziamolo con la corda. O allunghiamo la corda col suo intestino. Sì. Allora, sei pronto? Vieni qua dove sono io, proprio al ciglio. Ma è checkpoint? Vai. No, senza checkpoint. 1, 2... Non ce la faremo mai. Allora, qua. No, è facile qua in realtà, perché è dritto. Minchia, l'ha detto. È dritto, guarda.
Vedete che ce la faccio? Madonna. Visto? Anzi, lo stavo quasi per solo passare addirittura. Cos'è quella roba? Un ritratto. Dobbiamo prenderlo. No, ritorniamo indietro. Se lo prendiamo. Checkpoint. No, non ci voglio di rifarlo. No, checkpoint. Cadiamo giù e torniamo su. No, no, allora. Però è brutto quei checkpoint. Si perde tutto il senso di sfida. C'hai raggia. Uno, due. Vabbè, intanto abbiamo preso. Era tutto. Cos'è scritto? Una possibilità di risistemare le vostre vite va fatto. Beh, intanto comunque vedi. Dove siamo? Intanto comunque vedi, abbiamo preso il collezionabile, no? Ragazzi. Vai, butta di punti. Ma quanto si può fallire? Cioè, no, non usiamo il checkpoint perché no, tanto è facile. Era tutto scritto. No, non è te facile. Era scritto nelle stelle che lui fosse più creativo. Si perde un po' il senso di sfida, dai. E quindi rifacciamo tutto da vai, qua. Vai, ma tanto siamo arrivati, guarda, siamo praticamente arrivati. Uno, due, uno, vai. Due, half. No. No, sei troppo giù. Muoviti! Sei troppo giù. Eccellente. Allora. Adesso. Aspetta. Adesso. Ora. Shh. Ok, ok, ca. Uno, due, hop. Uno, due, hop. Vai. Ormai siamo professionisti, ragazzi. Sì, professionisti delle scalate. Sì, potremmo farlo nella vita vera. Uno, uno, due. Aspetta, mi è venuto un attimo il panico. Mi è venuto un attimo un senso di vertigine quando eravamo sul ciglio. Volete vedere un uomo adulto piangere? Stai piangendo? No, sadico bastardo. No. Vabbè, un uomo non piange. Uno, due. Aspetta, che conte vai? Vai al due. Che conte sono? Beh, ho un appezzamento di terra, effettivamente. Uno, due, Seth. Allora. Con l'H. Qua, un po' prima bisogna farlo. Vabbè, però è tutto, era sì, tutto calcolato. Un fallito, una mozzarella, sti personaggi comunque. Era tutto calcolato, perché poi dopo noi facciamo così. Ma allora, ma che senso ha? No, allora, il checkpoint lo usiamo solo agli errori grossi, non a... Non il checkpoint è solo qua, il checkpoint. Che sta succedendo? Che cazzo fai? Vai, via. Ma perché lo togli? Tanto comunque lo dovremmo usare una certa. No, perché dopo tu lo piaci. Uno, due, minchia, siamo morti. Veloce. Che ce la faccio? No. Allora. Adesso vai. Urca. Uno, due, alap. Ma non ti appendi, cazzo. No, mi sono appeso, ma no, trascinami, guarda. Sono una delusione. Ma attiva sti cazzo di checkpoint. Ma che cazzo fai? Che non c'ho voglia. Che cazzo è, Brasile? Però non ne piacciamo altri. Le favela. Ah, fischia pure. Guarda quello lì che arriva. Hai visto il pinguino che si glitchava? No! Mamma mia. Uno, due, snack. Ah, wow. Vai. Non so che è successo. Però. Vai, appenditi. Appenditi. Un po' più giù. Mamma mia, che professionista. Troppo. Che professionista. Ora! Tirami su. Vai, appenditi tu. Uno, due, slack. Oh, non va. Minchia. No, ma fai con comodo. Tirami su. Ma hai perso la magia? Ok, ferma. Uno, due, arambe. Vai, uno, due, up. Davvero non vuoi rimanere qui? Ho parecchio cibo, ci sono delle ali di qualcosa di delizioso. Vedi che è un ci cannibale. Ci mangiano. Vedi che è un cannibale del cazzo? È tutta lore, tutta lore. Io lo sapevo. No. Boh, ho pensato un altro checkpoint. No, sì, col cazzo. Uno, due, Eve. But.
Sono tornato indietro perché sapevo che l'avremmo sbagliato. Che l'avresti sbagliato, dillo. Sì. Uno, due, smack. Vai, buttati. Vado? È morbido? Qua è facile. Fatto benissimo, assolutamente, ragazzi. Qua è facile. Ragazzi. Minchia, 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 minchia. Il pelo. E questo è il nostro okay, secondo nome. Ok, tornati dove eravamo prima. Metti il checkpoint. Ma i peli, vabbè. Vai, cioè che ci siamo. Uno, due, slaff. Uno, due, kayak. Ma è impossibile. Ah, ok. Attaccati. Vai. Chiamami. Un soffio al cuore. Oh, no! No! Ma perché? Ma quale cazzo di problema hai? Come se non fosse successo nulla. Uno, due. Minchia, ma perché adesso arriva, salti? Adesso salti al 3, poi salti all'1, poi salti all'1 e 8. È la sicurezza del checkpoint, capito? È una disforia numerica. Uno, due. Uno, due. Aspetta. Oh. A me l'unica soddisfazione che provo è quella nel vedere i pinguini che si fanno male ormai. È incredibile comunque. Uno, vai, due. Ma dove sono le chiazze di petrolio, questi che si soffocano con le cannucce di plastica? Non è realistico. Lei ha visto il video dell'isola di plastica congelata, con i pinguini sopra? È una sceneggiatura, che cos'è? No, è un video che hanno fatto vedere dell'Antartide. Non l'ho visto. Un'isola di plastica completamente congelata che i pinguini la stanno usando come casa. Ah, l'hanno costruita loro? Sì, sì. Questi pinguini che inquinano. Vedi, dicevano fate te... Sì, sì. I pinguini del cazzo. Cioè, sono loro che inquinano. Tu dimmi. Cioè, noi ci facciamo un culo così per riciclare questi qua in Antartide che si fanno un'isola di plastica. Boh, tu dimmi. Boh. Uno, due, tre. Dai, questo era perfetto, dai. Che è successo? Era un tuffo eccezionale a salmone. Beh, bello sto remake di Pierino di Alvaro Vitale. Uno, due, tre. Uno. Il tre porta iella. Va bene, allora dico sei. Uno. No, due, come prima. Uno, due, due. Ma perché non sei più capace? Perché sei troppo indietro. Sei tu che sei troppo indietro, devi stare più avanti. Ma che vuoi da me? E perché sono l'ultimo a toccare terra? Uno, due, slack. Figa. Vedi, sei troppo ma indietro. Ma no, salti tardi tu e mi trascini nel tuo errore. Devi equiparati, bravo. Io sono troppo indietro io. Uno, due, tre. Vedi, tirami su. Stavolta hai ragione, ho saltato indietro. No, io ho sempre ragione, è diverso. Ma... Vabbè, qua è facile. Indietro, qua è facile. Ok. Minchia, qui è facile. Vabbè, abbiamo acquisito delle skill, ragazzi. Abbiamo acquisito skill. No, aspetta. C'ho un'arsura in bocca, cazzo, devo bere. E vai a bere. No, ce l'ho qua l'acqua, però è importante fare questo salto. Minchia. Ok, posso aspetta. Vabbè, vai, bevi. Sì, sì, ti stiamo guardando tutti 1500 che stai bevendo. Come ci si... Avresti mai pensato nella vita che 1500 persone ti guardassero bere? Eh? Adesso star prendendo un video di pure un mio video. Sì, sì, un'ora di lui che beve. Un'ora. Sì, assolutamente. Ci starro oppure dite che l'ho attaccato su Telegram. Allora, qua cosa c'è? Non lo so, c'è una rete. Allora, fermo. Là c'è una piattaforma, la vedi? Checkpoint, intanto. Ok. Uno. Minchia, minchia, minchia. L'ho sbagliato. Lo vedo. Uno, due, za. Aspetta, sto digerendo un attimo. Ok. Si servono le mani per digerire. Uno, sì. Due, flop. Sei un flop. Sì. La mamma me lo diceva sempre, sei un flop. Vai. Ma che è sta rete del cazzo? Scendiamo giù. C'è LeBron James. Che è sta roba? Che cazzo serve sta roba? Ma niente, abbiamo solo sprecato... Ma cosa serve sta roba? Ci dobbiamo buttare qualcosa? Ci lanciamo noi sulla... Proviamo a lanciarci sulla rete? E salti a cazzo. Io. Minchia, sembra un Jack Russell ritardato. Ti fermi un attimo. Uno, due, tre. Comunque, io spero ci sia la clip dell'effetto elica di prima. Vai. Aspetta, ma se uno si lancia. Aspetta, ho un'idea. Tieniti. Bravo. No, non ci arriviamo con la corda. Tirami su. Come facciamo ad arrivare là? Ma chi ce ne frega, andiamo avanti. Ah, sì, ho un'idea. Aspetta, eh. Uno, due, tre. Ok, adesso tu. Buttati giù. Ok, aspetta. No, scusa, ho sbagliato, eh. Aspetta. Ok. Vai!
Ma non servirà un cazzo. No, no, lì c'è il premio. Arriviamo in cima subito, secondo uno, me. 1, 2 sliff. 1, 2 spap. Ok. 1, 2. Non l'ho detto apposta perché sapevo. E qua? Ah, ma questo qua è uno shortcut. Qui se sbagliamo torniamo indietro. Dobbiamo andare di qua. Allora dobbiamo andare di là. E come facciamo? Come in chi ci arriviamo lì? Da quella piattaforma? Dobbiamo aggrapparci poi al muro di là. 1, 2. Ok, allora Andrea, dobbiamo lanciarci di qua. 1, 2. Attaccati. Allora. No, proprio indietro. Ok. Io poi mi attacco al muro, eh. Sì, ed è incredibile sta cosa. Deve funzionare. Ok, ok. Ora! Mamma mia! Incredibile. Mamma mia, sei pronto? Vai! Ok. Sai cosa mi ricorda? Presente quelle cagate che si compravano in stazione, che si appiccicavano i vetri? È vero, quella roba che poi dopo tipo 2 minuti era già piena di merda. E che hanno portato un sacco di lavoro alla gente. Ah, è un pescatore, quel. No, è un pinguino, Andrea. 1, 2, ups. Porca puttana. L'importante è riuscire. Ah, ma sto qua forse se cadiamo ci ripesca su. No. Vai. Allora, gravita, perfetto. Lagga, oh. Non iniziare. Fanculo. Ci ha bloccato lui, hai visto? Ha sbattuto contro di lui. Era perfetto il salto. Mr. Jean, per aver azzeccato, verrai bannato. Mo cascano e... cazzo. No, ma era perfetto il salto, ragazzi. Abbiamo sbattuto contro di lui. Quindi dobbiamo tipo fargli... Dobbiamo tipo mettergli qualcosa alla canna da pesca, secondo me. Per farla andare via. Ma la cosa divertente è che questo gioco è tutto così. 1, 2... Per un attimo ho pensato fossimo in sintonia spiritica. No, hai sbagliato. 1, 2... 1, 2... Mamma mia, delle macchine, guarda, sembriamo due coreani, vai! Vabbè, ma acquisito le skill, te l'ho detto. Acquisito le skill, ma perché? No, ok. Vale, tartarughe ninja. Ma per quale motivo deficiti? Cos'è che ti manca? Devo presentarti una lista e mi metti la V su quello che hai. Eri arrivato, perché è tornato indietro, porco Giuda? Sì, salta però, perché sennò qua... Guarda. 1, 2, 1, 2, minchia. No! 1, 2... Vai. Incredibile, però è un'arte, veramente. Sbagliare è un'arte, Sì, è facile, cioè quando sei bravo, sono bravi tutti a farcela, è sbagliare che vi rende speciale. Ma che cazzo vuol dire quando sei bravo, sono bravi tutti? Cioè. No, ma è vero, vabbè. Allora. Vai! Vedi? Perché non ha funzionato la fisica, scusami? Però effettivamente qua non... Cioè, cosa è successo, perdonami? 1, 2... Minchia, tu salti, vedi? Tu salti senza sentire il numero. Ma vedi, io salto a sentimento. 1, 2. Senti meglio allora, perché non è possibile. 1, 2. Allora, vai. Attachment, ok. Con la fisica muoio ogni tanto. Ora. Minchia, un professionista. Ma se non ci fossi... Sì, no, ma fai con comodo, stiamo solo morendo. A stacca. Step brother, adesso. I'm stuck. Oh! No! Ok. Metti il checkpoint di merda. Mettilo. Adesso sì. No, non mi frega niente, vai. Vai, 1, 2, niente. 1, ah no. Beh, guarda che sbattiamo. No, non sbattiamo contro di lui. Abbiamo sbattuto contro la roccia, Andrea. Non è vero. È per questo che lo chiamano roccia. Tira. Che cos'era quella? Cos'è che... Na? Vuoi prendere un cazzone? Vuoi prendere un cazzone? Che canzone? C'è scritto c'è una canzone che fa così. Lì sopra c'è una pagina del... Qua bisogna fare la serpentina, guarda. 1, 2... Ok. Qui è facile, Andrea.
È facile, Andrea. È facile, Andrea. Non ci arrivo! Non ci arrivo! Devi andare un po' più avanti. Uno, due. Io ho saltato però al 2. Sta venendo l'herpes dal nervosismo. L'herpes da sfogo. Sì, sì, ho la bocca che sembra il buco del culo in questo momento. Cioè, non lo so, ragazzi. In compenso sul culo due grandi labbra adesso. Io non ce la faccio più. È pronto? Uno, due. Tirami su. Non lasciarmi penzolare qua per l'eternità. Vai, dammi un 360. Dammi il 360. Ora! Era perfetto, dai. Io non sopporto più i pinguini. Era perfetto. Era un perfetto. Tempo odiavo i delfini, adesso i pinguini. Le orche sono degli animali fantastici. Uno, perché se li mangiano. Non ti devi azzardare a prendere iniziative. Uno, due. Tirami. Vabbè, no, sei già giù. Perfetto, perfetto, perfetto. Vedi, tutto da piccolo mi chiamavano Tarzanello. Perché? Perché pendevo. Ma per quale cazzo di motivo devi sbagliare? Ma c'era la spina. Ma no! Sì, però è un degenero dopo l'altro. No, no, che cazzo fai? Sta sbagliando tasto, sta per mettere il checkpoint qui. Tutto da capo, tutto da capo. Avresti chiuso il gioco, ammetti. No, avrei chiuso con te. Uno, due, uno. Sta musica poi mi sta mettendo un nervoso. Leva la musica, per me senza musica è più facile. Vai, vai. Roteo. Dammi più spinta. Sto aspettando davvero da un sacco. Ma come? Vai a cagare, rincoglionito di merda. Uno, due. Attaccati. Ma non ci arrivo. Facila. Dovresti stare più in alto. Vai. Ok, adesso lasciati un po' andare. Ancora. Ok, adesso dobbiamo essere celeri, eh. Stai. Ok, minchia, minchia, minchia. Vai. Ok, un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù. Mature. No, 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 resisti, staccati, cretina! Mi sono staccato, però, perché? Perché sei andato giù a più? Perché sei andato giù? A stronzo, che è successo? Che è successo? Ci stava riuscendo, dai! Dai! Oh, dai, dai, qua è facile, Abbiamo comunque acquisito delle skill. No, dai. Ma manca ancora mezz'ora, io non ce la faccio. Uno, due. Si dice ancora che abbiamo acquisito delle skill e sbagli ulteriormente. Allora, sei pronto? Dammi un 360. Non sono più pronto. Non ho più voglia di esserlo. Stiamo tutti pendendo ora dalle tue labbra. No, mi stavo concentrando. Uno, due. Adesso. Vai, vai, a centimetro. Potevi già attaccarti, eh. Ok. Ok. A tu ti devi mollare, ricordati. Che cazzo. Tutti. Certo. Perfetto. Devi dare un po' più vai di spinta. Ora. Non sei attaccato. Non sei attaccato. Non sei attaccato. Non sei. No, non voglio. Ma. Uno, due. Senti, lo mettiamo più avanti. Grazie. Tipo. Grazie. Non lo vai al checkpoint. E adesso? Aspetta. Ora! Qua, mettiamoci. Ma perché? Lo volevo mettere qua sopra. Ma conquistiamo la vetta. Oh. Mi stai dando fastidio? Io lo voglio mettere qua. Che cazzo fa? Non va più. Oh. Non ci. Uno. Ho fischiato il tuo bel di dietro. Uno, due. Penguin calling. Vabbè, vedi, per questo servono i checkpoint. Sì, 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 no, infatti non mi dispiace per niente aver fatto male a sti due pinguini. Dove cazzo vai? Ti vuoi ammazzare? Vieni più avanti, vai. Vieni più avanti, stai volando. Vai, volo. Uno, due. Vai. Guarda, perfetto. Dai. È durissimo. Al cinema. Attaccati. Scendi. Scendi, ok. Ma quale cinema? Ora! No, allora, tu sbagli. Tu sbagli. Grazie, tu sbagli. Fermo.
Sto pensando, è durissimo al cinema. È durissimo al cinema. Ha fatto più ridere del previsto, non so perché. Sì. Aspetta. Uno. Aspetta, no, perché ritmo, donne, ritmo. Io ho anche la risata nervosa adesso. Che cazzo no. Fai? Madonna, sembrano quegli errori. Vai, pronto. Uno, pronto. Due, tre. Ma perché non ti appendi, porco Giuda? Non lo so perché non si appende. Ah, ho sbagliato tasto, perdonami, errore mio. Vedete? Vedete? Così bisogna fare. Uno, due, tre. E si è appeso anche lui. No, nel dubbio mi appendo anch'io, visto certo, che non sei buono. Certo. Non sei buono. Vai. Adesso lasciati cadere. La devi mollarti tu, ovvio. Ora. Ma tu perché? Sei un demente! Ma perché cadono a piombo? Prima funzionava. No, non è... Ma, allora, non mi puoi lanciare quando sto tornando indietro, perché se mi lanci... Se ti lasci quando sto tornando indietro... Fammi finire di parlare. Se ti lasci quando sto tornando indietro, cadiamo giù. Mi devi lasciare quando sto andando avanti. Così funziona un pendolo. È quello che sto facendo. Minchia, tu da Spider-Man faresti cagare. Ti schianteresti contro il primo palazzo o cadresti tu da 250 metri di... È quello che sto facendo. Uno, due... È durissimo. Ma perché non salti? Lezioni di vita, no, lezioni di pendolo. Che cazzo fai? No, ma perché voglio stare al ciglio. Come dicono in Arabia, che cazzo fai? Uno, due, sa... Minchia. Sto morendo senza fiato, chiamate qualcuno. Andiamo a fare una scalata. Guarda, sperando di cadere. Ora! Visto? Adesso. Che cazzo è successo? Oh, sto morendo, un insaccato! Vai. Andrea, staccati! Ora! Aspetta. Ok. Vai, staccati, no, aspetta, mi stai ammazzando! Che è successo? Oh, uno, due, tre. Vabbè, tirami su. Mi piace che effetto vacca da latte quando mi tiri su, bellissimo. Uno, due... No, ma stai parando. Certo. Vai, uno, due. Ok. Ah. Posso lanciarti io per una volta? No, va bene. Vai, dammi un 360, cheat. Non lo fa. Minchia, lo stava per fare, si è tirato indietro. Ora, eccolo. Minchia, ma dobbiamo salire su quel cubo lì? L'ho visto solo ora. Pensa a ricominciare da qui. Stavi per mettere il checkpoint, quindi. Infatti. Ma dove l'hai messo il checkpoint? Minchia che error. No! Oh, là. No! Ma perché? Non ce la faccio. Ma perché si è lanciato? Allora, ascolta, dai, qui è facile. Uno, due... Allora, aggrappati tu che sei più bravo in questo. Io c'ho lo schema. Sì, sì, ma veramente dobbiamo salire su quel cazzo no, ma perché sta facendo quel cazzo che vuole, pupazzo? No, dobbiamo. Non solo Andrea, ma dobbiamo anche recuperare il ridipinto che vedi della fotografia. Ragazzi, è praticamente impossibile sta cosa. Per sicurezza, tieni premuti i tasti. Mi stavo per attaccare, Andrea. È quasi, però, vedi. No, aspetta. Cos'è il pupazzo? È impossibile, ragazzi. Oh. Stavo leggendo i commenti. Uno, due. Che cazzo. No. Poi? Per terrei. Aspetta. Io sto iniziando ad essere. Sto iniziando a non avere più energie. Siamo a millimetro comunque. Guarda, siamo a millimetro. Oh! Sì! Vai! Sì! Devi mollare. Ah! No! Ero salito, no! No, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma io non ce la faccio ad andare avanti ancora così mezz'ora. Non riesco, Andrea. Il check lì dove? Qua, cosa cazzo metto il checkpoint? Se stiamo in bilico, attaccati a una corda, a 84 metri. Uno, due. Non siamo capaci. Prima o poi leggere di Dino che commenta un omicidio di Andrea. Cosa? Che è successo? Non lo so. Leggerete. Cos'è che ho fatto?
Vabbè, prima o poi leggere, Andrea. Uno, due. Ah! Oh. Vai, siamo a millimetro, siamo a millimetro. Grazie, Xigla. Non ce la faccio a leggervi, ragazzi, non riesco. Appenditi! Fermo, adesso. Vai, fai, dammi 360. Veloce! Non lo fa perché ci sei tu. Che cazzo dici? Cosa vuol dire non lo fa? Perché l'ha sempre fatto. Che cazzo dici? Cosa dici? La corda torna indietro. Ah, certo, perché adesso valuta la corda. Invece quando fa il 360 mentre siamo su una piattaforma di legno, lui non lo valuta. Tornava indietro. Ma guarda. Uno, due, flick. Ah, vai, sei già lì. Vai, siamo a millimetro, guarda. Porca. Andrea. Il gioco dura più di 1000 metri. Non tanto smetteremo di giocarlo. È ovvio. Dai, dammi su 360, su. Ma tu cosa sei fissato col 360? Non è per forza obbligatorio fare sta cagata. Spinta. Vedi? Aspetta, ok? Vedi che non lo fa, datti spinta, guarda. Con sta cazzo di levetta. Attaccati! Non si attacca, non c'è tempo. Non c'è spazio. Mai nessuno. Ecco a che cazzo si riferiva. Tiziano Ferro. Ah, Brad and Fred. Sì. Uno, due. I testi di Tiziano Ferro fanno proprio cagare adesso che ci vengono. Recitali, per favore. Per favore, recitali. Allora, dammi il 360. Sì, intanto tu recitali. No, mi vergogno. No, non devi cantarli. Di la lyrics. Di sere nere, perché appunto non c'è tempo, non c'è spazio, e sappiamo benissimo che è una cifra. Stava per cantare comunque. A Bredemp sì, ovvio, devo per cantare. Oh! No! Era il salto del secolo! Non me l'aspettavo, era il salto del millennio! Porco Giuda, Non ci credo, non succederà mai più. Sembra uno di quei gli imbecilli che lanciano la bottiglia, magicamente la bottiglia cade in piedi e tutti festeggiano come scimmie. È incredibile. Ho descritto internet in una frase. Uno, due, tre. Ma perché il tre è mo, che non c'è mai stato? Trovo molto offensivo il tuo fischiare. Uno, due. Vai, voglio rifarlo quel salto. Hai mai sentito qualcuno che non sa fischiare? Ecco. Io so fischiare. Sì. Allora, sì, no. Devi prendermi all'alto, devi staccarti. Dai, non si appende! L'ho premuto il cazzo di R2! Non va! Non ce la facciamo. Mi sono rotto le palle di far sto salto. Adesso appena saliamo lì metto il checkpoint lì. Uno, due. Ok. No. Tirami su. Puoi ridere per un suono. Tirami su. Ma come cazzo si fa? No, aspetta! Fermo. Io mi ricordo una volta di aver percepito e sentito questo vecchietto. Beh, no, era per provare il checkpoint. Vabbè, sì, te la abbono. Che non sapeva fischiare, quindi se ne andava per le strade a fare... Vai, buttati. Poi ogni tanto sputava. Buttati. Non faceva pena, faceva schifo. Abbiamo comunque acquisito dei millimetri. Incredibile, il ginecologo dopo una chirurgia plastica. Siamo perfetti. Cioè, dei millimetri. 4 millimetri. Oh! Visto che eravamo perfetti? Infatti, siamo caduti con stile. Eravamo perfetti, ho capito. Vai. Hai capito dove lanciarci? Sì, ho capito il trucco. Vabbè. Sì, ma non tornare su. Andrea, non torno su perché mi chiamano rigurgito. Vai, siamo perfetti. Ora! Più o meno, allora. Io non riesco ad appendermi, però. Vedi, io lo premo R2, ti prego, ti giuro. Ma mi puoi anche pregare, non... Ti prego! Bambino Maximus, è vero, è nato con sto gioco il bambino Maximus. È vero, ecco dove abbiamo sbagliato. Come cazzo è che ci si affossa? Vai tu, va, faccio io. No, sei troppo indietro. Faccio io, fidati. È certo che se mi remi contro... Andrea, stiamo tutti aspettando. Oh, vedi. Minchia, Andrea. Aidi. Vai però. No, voglio che tu percepisca quanto cazzo
la musica non faccia parte di te. Aidi, che cazzo era? Aidi, come cazzo? Vai, vai. Tac. Attachment, attachment. Aia, pensi sei in checkpoint. Sì, sì, Aidi, sì, sì, rimarrà. Aidi cantata da un bergamasco. Aidi. Vabbè, alla fine le montagne sono quelle, dai. Eh beh, certo. Sono quelle dell'altro lato, però sono quelle. Sono pronto. Non ho altro da aggiungere. Allora, devi mollarti quando sto andando verso di là. Fai sto 360. Non posso farlo. Allora, lo capisci che devi mollarti e fare il pendolo e mi attacca l'altro quadratino? Non funziona sto caso i 360. Vabbè. No, ma stai dicendo tutto da solo. Che cazzo? Sì, sto litigando da solo. su, scendi. A sto gioco non è sano. Scendi. Devi andare più indietro. No, è giusto. Siamo a millimetro. Siamo a millimetro. Anzi, a micrometro. Vai. Minchia, mi hai fatto prendere un colpo. Ok. Veloce, penzolati. Devi staccarti quando ho spinta e mi attacco di là, capito? Ma non quando sto tornando indietro, vedi? Prima. Dopo. Nel mentre. No! Ah! Vai. Non c'è un millimetro così. Andrea, prova a salare un cubo e non attaccarti. Prova a salire su. Sì, prova a salire su. Il sale è importante. Il sale va messo. Mi raccomando, salateli sempre. I piatti. Ora! Fermati! Tirami su. Ragazzi, la classe. Fermo! La classe. No! No! Ok, checkpoint. Adesso prendi quella roba lì. Aspetta. Devi... Perfetto. Bravo. Capovolgi. Gira. Mi sembra una pessima idea, ma è l'unica che abbiamo. Ci vedi, è una distopia. Ma sta spiegando la storia, fermo. C'è, certo. C'è una cazzo di storia. Quindi nasce il pinguino. Credo che hanno una... Decidono di invadere. Hanno un'assenza di cibo, forse. E quindi scavano. Sì. Scavano dentro la montagna per recuperare cubi di ghiaccio con dentro i pesci. Da dove l'ho capita sta roba? Vedi sti cazzi i pinguini, poi per forza fanno le isole di plastica in mezzo, mezzo all'oceano. E poi devi stare ferma. Fermo, porco demonio! E poi questo è il risultato, perché poi c'è questo, guarda. Poi c'è una violenza domestica. Se c'è una possibilità di risistemare le vostre vite, va fa. Questa è la frase di una violenza domestica. E poi il libro si interrompe. Tirami su, bravo. Mamma mia, che nuoto sincronizzato. Ah. Il Kamchatka? Bellissimo. Uno, vai. Due, plap. Te lo ricordi il Siam? Uno, il mitico Siam? Due. Sì, essenziale poi. Uno, due, vai. Ma non ti sai penzolare. A posto, tirami su. Minchia, guarda quanto è sottile quello strato. Posso anche non tirarti su. Ah no, perché? Sì, dovevo saltare. No, pensavo di dover... Allora, qui per l'amor del cielo. Ma qua uno, è facile. Aspetta. Uno, due, uno, guarda. Due, non credi in me. Uno. Ma pensavo di essere dentro un ritmo con te. Bello leggere in ritardo i commenti. Quando cadiamo la gente chiede magia. Uno, uno, due, parkour. Uno, due, come Mercurio? Parkour. Uno, due, ups. Vai. Oh, vai. Vabbè, tira. No, ti tiro su. Attenzione, Andrea, attenzione. Forse ci siamo. Uno, due, nuova mappa. Oh, fermi. Oh, lo scheminiere. Checkpoint. No, che cazzo. Che è sta roba? No, che fa? Qualcosa di losco. Che è sto posto? Ma fa paura. Non ci voglio stare qua. Deve tornare indietro il cazzo di... Eccolo. Uno, due... Ok. Ah! Ma sono pesci. Sono pesci. Ah, minano i pesci. Ok, lanciati. No, tutto sbagliato. Vai! Attachment. Ok.
No, no. Vabbè, 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 tu intanto fai. Spostati un po' più a sinistra. Ancora un po'? Ok. 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 No, qua bisogna farlo in fretta. Velo. Attacca, tira, schiaccia. Oh, ok, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Come funziona qui? Ah, frana pure la terra qui. Ah, ma si rigenera, tranquillo. Vai, scendi, scendi. Ok, dove andiamo? Uno, due. Aspetta, 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 aspetta. Uno, due, salta. Uno, due. Non sei capace. Oh. Vabbè, vabbè, ma non cambia niente in realtà. Vabbè, tanto abbiamo trovato qua una pagina. Bellissimo. Zio Antonio. Alieni, alieni che cadono dal cielo. Ma che cazzo stai dicendo? Ah no, sono i pinguini che scalavano e cadevano dal cielo e morivano. Quindi sì, è tutto un mindfuck questo gioco. È tutto un fottimento. Non va più il pad. Cioè, non servi, guarda. Ai fini del gioco non servi. Va. Come non va? Non va più. Guarda. Non va più, è diventato francese. Allora, non va più. Tornato. Uno, due... Uno, due, uno, ok. Uno, due. Sì, dobbiamo prenderci. Aspetta. Oh! Sì, mi piace come là. Si perde il controllo in queste situazioni. Uno, due, venti. Ho premuto R2. Ah, che dolore! Vai. Salta. Muoio. Stasera muoio fra... Perché non salti? Non ce la faccio più. Andrea, vuoi la verità? Non ce la faccio più. Quanto manca? Abbiamo ancora 9 minuti. Sono vuoto dentro. 9 minuti di fuoco. Uno. No, se rotto il no. Uno, due. Ok. Uno, spenditi, due. Vai. Attenzione, in concomitanza della fare, eh. Vai! Eh no, prima. Ma tu prima. Ti devi anche attaccare al muro, prima. Così che poi noi possiamo procedere bene, dall'altra parte, non ti ricordi? Va bene. Guarda, senza parole! Uno, due... Vai! non va, è durissimo. Ok, scendi. Perfetto. Mollami! Mollami! Oh, no, ti prego. Fermo. Vieni qua. Non è successo niente. No, non ci provare. Uno. Cos'è questo panico? Ma che cazzo fai? Uno, due. Non, ma perché? Va bene. Fischia. Uno, due. Oh. Uno, due. Ma non contare, salta! Non contare, salta! Che ca... A posto. Uno. Due. Vai! Vabbè, ok, ci sta. Vai, anche se non fosse così, per vabbè. Me, guarda. Se non fosse per Scooby-Doo e la sua banda di ingrati. Uno, due. Sallistalfa! Sallistalfa, che vuol dire vieni su in islandese, sì. Schialfa, Sallistal, schial... Perché? Perché torniamo più vicini, siamo più vicini. Ma no, ma proprio no. Siamo più vicini. Uno, due, sble. Vai, tirami. Se non fosse per me. Sì, se non fosse per me, nuova maglietta del canale. Vai! Aia. Basta. Basta. Sta caduta, non ce la faccio. Ha fatto male. Non ci riesco. Non ce la si fa, ragazzi. Chiediamo venia. Chiudiamo 7 minuti prima. Beh, però siamo andati avanti. Prima. Sì, siamo andati avanti. Non funziona più la chat. Grande OBS, sempre sul pezzo. Allora, bestiacci, attenzione. Per chi sta andando è stato un piacere. Per chi invece rimane, adesso i soliti 10 minuti di chiacchiere. Vi ricordo a voi di TikTok che adesso chiudiamo la live di qua. Quindi oh, se... Quindi se volete venite di qua su Twitch, va bene? E vi ricordo anche voi di TikTok che io non leggo la chat di TikTok, appunto, perché non ho
non ce la faccio. Ho un monitor solo, non riesco a leggerne più di uno, incredibile. Quindi mi raccomando, i soliti social, Instagram, cazzi e mazzi, lo sapete. Andrea, prego. Dovrei bere. Perfetto. Tu cosa devi fare? Niente, tu devi chiudere TikTok. Devo chiudere qua. Beh, comunque, però, ragazzi, dai, abbiamo mantenuto le promesse. Abbiamo mantenuto, non riesco più a dirlo come prima. Abbiamo mantenuto le promesse. Come? Siamo arrivati a quale metratura, ragazzi? Non ho visto. Come non hai visto? È durissimo. Poi, vabbè, questa live ha regalato tante perle, come è durissima il cinema. Se non fosse per me, Heidi, appunto. È durissimo il cinema, sembra una barzelletta. Sembra quando racconti una barzelletta. No, le barzellette dei boomer di 50 anni. Perché non va la chat? Quale cazzo è il suo problema? Vabbè, qui sta andando? No. Ci vuoi andare tu al concerto dei Coldplay? No. Bravo. A te piacciono? Perché secondo me hanno smesso però... di fare musica. Infatti, a me piacciono le canzoni vecchie, cioè quindi andrei per i grandi classici. A me piace quella che fa... Vabbè, quella non è vecchia quella. E poi c'è un'altra che com'è che Paradise. E poi c'è un'altra ancora, non mi ricordo. Qua c'è la chat. No, la chat in schermo, ragazzi, non si vede la chat a schermo, non so perché. Vabbè. Sti cazzi. Potete guardare la famiglia Simpson con Peppa Pig? No, non credo di volerlo. Non credo sia giusto. Ma non ci sono neanche delle reaction stasera, incredibile, meno male. Grazie mille Antrax Lily per i 7000 bit. Allora intanto, ragazzi, volevo ringraziare ma, voi. Ma è vero supporto. Che tolgono la sub col Prime? Ma non, perdonate. Non è vero. Perdonateci, ragazzuoli, se non vi abbiamo ringraziato nel mentre che giochiamo, ma già è difficile, ovviamente, così sarebbe anche peggio. Quindi, insomma, aspetta, forse ho capito perché non si vede la chat. No, la chat è sopra. E allora non so quale cazzo è il problema. Ma prima si vedeva la chat inizio live, sì. Io sto facendo mente locale. Penso di sì. Cosa? Penso che si vedesse all'inizio. Di che stiamo parlando? Della chat. Ottimo. Sì, ragazzi, le reaction abbiamo alzato il prezzo perché sennò era infattibile la cosa. Iniziavate a spendere espandere ed era una roba allucinante. Quindi e almeno ne facciamo poche ma buone. Quindi insomma. Cercate su YouTube uno scherzo telefonico fatto con la voce di Peter Griffin. È fatto benissimo. Ma perché ci chiedete queste cose, ragazzi? Ho una dignità io, anche se sono un pagliaccio, ma ho ancora una piccola dignità. Andrea, il lunedì Bloodborneano che fine ha fatto? Ma quando è lunedì? Ho fatto la live ieri, quindi di conseguenza non ho registrato. Adesso aspetto giovedì che mi arriva il nuovo pad e registro, perché non riesco a giocare alla Play, ragazzi. Ma non è domenica che escono i tuoi video? No, no, io praticamente lunedì mattina facevo uscire Bloodborne, ma visto che non ho registrato questa settimana, perché appunto aspettavo di farla live, ragazzi, è uscita live di Bloodborne. E allora? Sono due ore di Bloodborne, ragazzi. Meglio di così si muore. Morite. Sì, lo sto giocando. Con affetto, ovviamente. Final Fantasy, ragazzi, 16. Allora, io più che altro volevo un attimino... vedere un po' le c'erano altre news, no, c'era qualcos'altro che volevo leggere, poi mi sono dimenticato, però sti cazzi. Ah, vuoi non so, magari vuoi andare come vecchi tempi, vuoi andare su IGN? Sì, dopo al massimo dopo. No, ma ragazzi, le reaction non le abbiamo tolte, non so se non riuscite a vederle, ci deve essere qualcosa che non funziona allora, perché non sta andando neanche la chat. Quindi... No, ci sono reaction al trailer 15.000, ci sono, ragazzi. Ah, prova a farne una, Andrea, per provare a riscattarla, perché io qua tra le informazioni non mi dice un cazzo. Io le vedo? Ma sì che vanno. No, ma mi dice che si è verificato un errore, però io le vedo, cioè ci sono. Ma no, vedi, si è verificato un errore, c'è qualcosa che non va. Mi sa che non va. Vabbè, ragazzi, c'è OBS con il singhiozzo. C'è qualcosa che non sta andando, grazie Antrax. Ha regalato un abbonamento, a chi l'ha regalato? Mi raccomando. Ci stiamo avvicinando al... Dice che sono esaurite. Ma non è vero, no, non sono esaurite, ragazzi. Non le ha riscattate nessuno oggi, c'è qualcosa che io non va... Io sono esaurito. C'è qualcosa che non va con OBS, vedete che non si vede neanche la chat qua, a fianco al maestro, dovrebbero esserci i vostri messaggi, non si vede. Ecco, esatto, provate a fare dei test, tette, vedi che non compaiono, non funziona.
Avete rotto Twitch? Sì, sì. Mi sa che è OBS, perché c'è stato l'aggiornamento oggi. Le nuove policy di Twitch, ragazzi, io non preoccupatevi, non ascoltate le male lingue. Hanno sistemato... perché stanno frignando tutti ultimamente. Stanno frignando tutti quanti gli streamer. Allora, hanno fatto diverse cose. Le pubblicità a schermo non si potranno più fare, quindi non potrete più vedere robe che compaiono o che interrompono la trasmissione al di fuori, quindi neanche loghi, per dire, da quello io che ho capito del io. Genere in Italia non l'ho mai vista, ma magari sbaglio. No, vabbè, ma i loghi solitamente vengono messi, tipo che cazzo. Sì, ma il logo è solo il 3% dello schermo. Sì, lo so, però appunto deve stare sotto il 3% dello schermo. Fatto sta che insomma non si può più oltrepassare una certa percentuale di visibilità nell'immagine. E quindi niente, queste sono, diciamo, le nuove policy per quanto riguarda le pubblicità. Sì, a meno che siano Prime, le pubblicità, ragazzi, leggenda, a meno che siano le pubblicità di Amazon, quelle lì invece sono sempre permesse da Amazon, appunto. Quindi quelle ve le ciucciate sempre, a meno che siate sub. La cosa della Prime di sub è una stronzata, non è vero? Cioè... No, non è che è una stronzata, è tipo una leggenda metropolitana che c'è da 2 anni che circola sta cosa. Ogni 6 mesi rivene fuori sta cosa che toglieranno il Prime. Non so se lo faranno, ma non vedo perché farlo. D'altronde il Prime, Amazon Prime è il motivo per cui Twitch funziona. Cioè, nel senso, sono due cose che vanno a braccetto. Ma infatti, se, poi se vabbè, togli quello, ce lo levano. Una stronzata, secondo me, dal mio punto di vista. Però, no, perché effettivamente col Prime, col Prime guadagna Amazon e non la piattaforma Twitch, in teoria. Però, ragazzi, è la solita diceria che ogni 6 mesi viene fuori. Purtroppo adesso c'è un po' una specie di... Non dico lagna, però tant'è, sto vedendo molta gente, anche utenti che magari non streamano, ma utenti di Twitch che dicono c'è un po' una diatriba ultimamente perché c'è Kick, questa nuova piattaforma che è un... non dico che è sulla cresta dell'onda, ma è un po' alla ribalta, ma non vedo perché Twitch debba togliere il Prime, ragazzi. Che c'entra mo Kick? Kick è l'ultima spiaggia, e chi è stato bannato su Twitch fa su Kick, è palese. No, io sto parlando di quello che sta succedendo nel web, che c'è un po' questa, non dico faida, ma dell'utenza vedo, sto vedendo molti video di qual è meglio andare di qua, streamer grossissimato di là, cioè vedo un po' una specie di... Allora, però, io lavorare su internet implica doversi anche adeguare a delle piattaforme e alle loro, ovviamente, alle loro linee guida e alle loro normative. Io su Twitch mi trovo da Dio. Non mi sembra che siamo delle persone irresponsabili da fare contenuti che non vanno bene o di dire minchiate. Se ti trovi in quella situazione in cui vieni bannato per uno strike di qualche tipo di copyright, perché durante una live per 30 secondi e si è sentita una musica, posso anche capire che lì dice beh, però poverino, cioè sti cazzi, cioè, può capitare, può succedere. Ma se fa, cioè, per essere bannato su Twitch solitamente devi proprio fare una stronzata. Cioè, siamo sinceri, devi proprio fare una puttanata, devi dire qualcosa di sbagliato, devi fare qualcosa di sbagliato. Poi ovviamente ci sono sempre i contesti, adesso non voglio giustificare tutti i ban, e trovo anche che sia stupido che vengano su Twitch, perché succede, perdonati alcuni tipi di streamer, soprattutto in ambito americano, e quindi vengono riammessi poi col tempo, mentre per quanto riguarda magari le community più piccole come quelle italiane o il Bangladesh o il Portogallo, invece noi, se uno streamer fa qualcosa... È tutto un periodo, ragazzi, alla fine, appunto perché c'è quello streamer americano che è andato nell'altra piattaforma, quindi ha fatto molto audience, e adesso ma anche sti cazzi, nel senso, dall'alba dei tempi che ci sono streamer che a una certa si spostano dall'altra parte, ma anche sti gaming, cazzi, YouTube, c'è chi se ne frega. Poi io parto dal presupposto che una persona online, cioè la community non la fa la piattaforma, sostanzialmente. No, uno costruisce la propria community sulla piattaforma, si fa il suo audience lì, ma se la gente ti vuole seguire, viene a seguirti dall'altra parte, immagino. Perché no, ragazzi, sinceramente, a voi cambierebbe qualcosa se questo non fosse Twitch, ma fosse, che cazzo ne so, Instagram? Fosse... O una nuova piattaforma che uscirà domani, non lo sì, so. Sì, FlickFlock. Se questo fosse FlickFlock, cambierebbe qualcosa? No, è sempre la stessa roba. Le live sono uguali in tutte quante. Anzi, Twitch si è fatta al culo, che è stata una delle prime a migliorare sempre di più il suo sistema. Quindi non c'è niente come Twitch per quanto riguarda l'ottimizzazione delle live e l'interazione che puoi avere tra streamer e chat, diciamo. Cioè, non c'è assolutamente niente come Twitch, perciò francamente mi sembra anche un po'... Cos'è che spinge ovviamente a spostarsi? Il guadagno facile, se dall'altra parte... Le policy più morbide. Sì, ma policy più morbide, ma ripeto, ma perché ti dovresti spostare? Cioè, nel senso, qua non puoi proporre messaggi d'odio, violenza, non puoi fare certe cose... No, le policy più morbide nel senso di magari
gioco d'azzardo e nudità. Ah, quindi policy più morbide è praticamente giocare d'azzardo mentre sei nudo a tavola. Ma perché mai dovresti giocare d'azzardo? Cioè, capisci quello che mi fa incazzare? Questo è il problema. Però io ho provato a entrare sull'home page dell'altra piattaforma e praticamente tutta l'home page era solo quello. Ragazzi, ma Kick purtroppo... non è mica una piattaforma che, sì. Che si basa su quello, non è mica una piattaforma. No, che... no, Kick è un sito di streaming esattamente come può essere YouTube, esattamente come può essere Twitch. Non è che si basa su quello, è stato creato da un sito di casino. E allora, vedi, è grazie al cazzo che lo permette. Però adesso non è più, cioè, non è più vista così. Sì, ma il problema sono le percentuali, non è che il problema, la roba che appunto attira la gente a cambiare, sono le percentuali, ragazzi. Percentuali di guadagno, che ci sta... Cambiare piattaforma, perché pensi che magari di là puoi andare a guadagnare di più, non te lo vieta nessuno, ragazzi. Infatti, Timidone, è quello che penso anch'io. Cioè, policy più morbide vuol dire in sostanza che puoi fare soft porno e giocare d'azzardo, e quindi queste sarebbero le policy più morbide. Ma sti cazzi, cioè, nel senso, che stiamo parlando? Ma c'è gente che ci campa, che ci campa, ma che campasse sulle altre piattaforme dove lo puoi fare. Nel senso, non è che stai aspettando Kick per fare sta roba, avranno delle piattaforme dove lavorano e operano dall'alba dei tempi. Ci sono siti appositi per queste robe. Quei siti là che intendi tu, però devi considerare che non hanno traffico interno, è quello il problema di OnlyFans, di Pornhub, che sono siti senza traffico interno, quindi se non hai una fanbase solida e non ti pubblicizzi su altre piattaforme, te lo scordi di emergere su Pornhub. Ma da quello immagino che su Pornhub tu possa fare una fanbase non solo solida, ma anche dura. Duratura. Durissima direi, quindi non capisco dove sta il problema, francamente. No, però guarda che questa cosa è vera, cioè la roba parliamo di OnlyFans, che mi sono informato in merito. Attenzione, e altro che Dadobax. Non avendo traffico interno OnlyFans, devi essere bravo a pubblicizzarti esternamente, quindi TikTok, per questo su TikTok compaiono sempre certi tipi di video. Anche su Twitch, perché no? Magari su Twitch o magari su altre piattaforme, giustamente, però devi rispettare le regole della piattaforma, perché una piattaforma privata e le regole vanno rispettate. Io me ne lavo le mani, me ne sbatto i coglioni, sto bene nel mio buco, non mi rompete le palle. Infatti, va bene, io così. Mi trovo bene qui. Un domani, quando non funzionerà più, ci faremo la nostra chiacchierata e lui, e capiremo che fare, ragazzi. Penso che sia così, perché sto vedendo un botto di allarmismo per questa cosa. Sembra che i social debbano morire da domani. Ci svegliamo e non c'è più Twitch, non c'è più Instagram. Cioè, c'è veramente un allarmismo ogni tanto su queste cose. Da parte di molti content creator, anche, dico. Non facciamo nomi, però. La nostra categoria, Andrea, è una categoria debole. Debolissima, perché non è tutelata. No, non solo, ma perché c'è la lagna facile, ammettiamolo. Sì, perché ma come nonostante si facciano guadagni della Madonna, e molti lo fanno anche senza fare un cazzo, c'è una lagna facile incredibile dietro quello che è in generale Twitch, YouTube, eccetera. Quindi non bastano i soldi. Ma per come non bastano i soldi? Non vanno bene certe cose. Sempre bisogna lagnarsi, per carità. Ora, io l'unica roba che posso capire è la tutela del creator. Quindi, quando ci sono policy come quella che c'è adesso, dove se si trasmette qualcosa che è categorizzato con un PEGI più alto, più 18, un determinato tipo di videogioco, giustamente la piattaforma ha fatto una genialata, ti mette un bel banner che ti dice: attenzione, stai per vedere qualcosa che è classificato per un pubblico maturo, vuoi vederlo? Se te lo vuoi vedere, accetti i cazzi tuoi, ma è giusto che lo faccia, perché così tutela noi. Cioè, è questo tutela, che bisogna tutela capire. Tutela se stesso e tutela anche un po' lo stream. Poi che magari la live venga sparsa meno sulla home di Twitch, che magari ci siano meno ads. Sti cazzi, però perlomeno c'è una tutela, quindi non si incappa in problematiche, in stronzate. Tuteli la gente che fa, non la gente che guarda. Perché la gente, guarda, gliene frega un cazzo e continuerà a guardare. E non gliene frega niente di vedere roba più 18 alla gente. No, cioè. Che bambini, non è quello, non è pensare ai bambini. Anche perché è una tutela per noi, ragazzi. Età minima su Twitch quant'era? 14-15 anni? Non lo so, non me ne frega un cazzo. Il concetto è una tutela per noi, non è una tutela per chi per voi che state guardando. È meglio per noi, quindi da sto punto di vista, una volta tanto che Twitch fa qualcosa, dal mio punto di vista, sia chiaro, sensato, che serve a tutelare i propri creators, la gente si lamenta. È il guadagno, è di qua, è di là. Ma che cosa è cambiato? Non è cambiato un cazzo, hanno cambiato due policy. No, cos'è, infatti, che è cambiato sulla piattaforma? Dal nostro punto di vista è sempre uguale. Quindi...
Quindi non lo so. Ci sta, roba... ci sta che uno sì, fa il pensiero giusto per la propria carriera, per il proprio poi, canale. Sicuramente non siamo pubblicizzati... Poi sicuramente non siamo pubblicizzati bene come, come categoria, soprattutto per i casini successi su, su YouTube ultimamente. Quindi sicuramente siamo visti stiamo male in generale. Le leggi, stiamo pure facendo le leggi contro... vabbè, non contro, ma... No, ma pure... si sta pensando, ma non è possibile. Smuove talmente sì, figurati, tanti soldi. Figurati se passa, figurati se passa una legge del genere. Ma va. La lagna attira gente. In realtà no, ragazzi. Dipende. La lagna in realtà l'allontana l'audience, secondo me. Se un content creator, se il vostro content creator preferito ti lagna per una settimana intera, voi ci avete già i vostri cazzi, università, lavoro, mutuo, affitto da pagare, e vi attaccate al vostro content creator per staccare il cervello, e lo vedete che si lagna dei suoi problemi, vi potrà girare il cazzo, chiudete la live e non lo seguite per tutta quella settimana dove si lagna, la vedo così. Allora ragazzi, cos'è successo su YouTube? È successo praticamente, c'è un fatto di cronaca nera, dove praticamente c'è stato un incidente stradale, perché le dinamiche ancora non sono chiare in realtà, quindi si no, in realtà parla... sono chiarissime, l'hanno dette oggi. Ah, le hanno dette oggi, non andava ho seguito. A 120 la Lamborghini. A 120, perfetto. Il famoso numero, quindi la gente guardando l'immagine si è proprio azzeccato, andava a 120. Mi ha un autovelo. Sì, hanno dall'incidente, dalle dinamiche dell'incidente hanno capito. Vabbè, insomma, no, ma si capiva, diceva che si capiva perché non c'erano le frenate, però io non sono un vigile, quindi non so, vabbè. Ma che cazzo, basta con sta cosa che mo tutti quanti esperti di tutto, Cristo Dio. Effettivamente esperti di sottomarini. Che cazzo, sì, adesso anche ingegneri. Esperti di implosione. Sì, esperti di implosione di sottomarini. Vabbè, comunque dicevo, è successo un devasto, praticamente sti tizi qua che hanno un canale YouTube famosissimo, tra l'altro io ho mai sentito in vita mia, The Borderline si chiamano questi ragazzi qua, ci hanno migliaia di iscritti, per fare una challenge, uno dei loro video, sono stati hanno sfidato le loro persone a stare 50 ore dentro una macchina Lamborghini noleggiato ovviamente, e quindi cosa hanno fatto? Sono schiantati contro un'auto e c'è morto una persona, c'è morto un bambino di 5 anni. Cioè io non so neanche come commentare una roba del genere, è inutile offendere perché non serve continuare a farlo, francamente sono degli incoscienti, sono degli imbecilli, non è che imbecilli. C'è tanto da fare. Ora però cosa vuol dire questo? Che tutta l'Italia è indignata perché gli youtubers sono il male, le challenge sono il male e il guadagno su internet è il male, perché spinge la gente a fare questo. Non è il guadagno su internet il male è il contenuto, non di tutto internet, ma di quello contenuto della testa ma di quello che si va a fare per cercare di racimolare soldi, è quello sbagliato, è il concetto di cercare di superare sempre questo limite. Perché tu, vi faccio un esempio pratico, forse l'avevo già fatto, non me lo ricordo più, se tu scopri all'improvviso che hai guadagnato con un video, faccio un esempio a cifre a caso, sono andato al ristorante, ho fatto un video, ho guadagnato 50 euro. Bene, il giorno dopo vado dal ristorante, sempre lo stesso ristorante, rifaccio il video, però per una coincidenza, per un qualcosa, per un incidente, magari il cameriere mi versa addosso una brodaglia, litigo col cameriere e quel video fa 150 euro, o comunque nel termine di visualizzazioni, poi fate voi. Dici, ah cazzo, perfetto, vuol dire che se c'è il dramma, se c'è il pericolo, se c'è qualcosa, se c'è la sfida, se c'è il trash, la gente segue, perfetto, quindi la prossima volta cosa faccio? Perfetto, ora vado lì al ristorante, non solo litigo col cameriere, ma provo a taccheggiare una forchetta e scopri che da 150 arrivi a 200. E questo è il concetto che c'è dietro a questo tipo di challenge, a questo tipo di sistema trash, tossico e malsano, trash, che esiste ormai da tempo, perché c'è da tempi. Pensate Donna Lee, quell'altro imbecillito. Vabbè, l'IRL in generale. L'IRL in generale, dove la gente usciva, si riempiva di ceffoni, andava a molestare le persone. Andava in America, cioè, in America hanno sgravato molto di più. Ah, ma di quelle robe allucinanti. Questo è il concetto, cioè cercare di superare l'asticella dell'intrattenimento per portarsi sempre a casa più soldi, e questa è la cosa sbagliata. Ora la piattaforma si deve tutelare in qualche modo, deve tutelare i creators, ma non è colpa della piattaforma, non è colpa di YouTube non è colpa Twitch. Che ci guadagni, esatto. Un'azienda. Cioè YouTube e Twitch che cazzo c'entrano? Ma cosa c'entriamo anche noi, quei categorizzati, a parte che ci categorizzano come YouTubers quando non siamo YouTubers, cosa c'entriamo? Vabbè, content creator. Cosa c'entriamo noi content creator in generale? Cioè non è che perché allora uno in radio dice una porcata, basta, aboliamo la radio, togliamo completamente. No, Bill Cosby che ha fatto quello che ha fatto, adesso tutti gli attori non guadagnano sì, più, come sì, detto, sì, quindi, insomma. Su Twitter. Si faceva anche prima di internet.
sì, con no, la televisione, allora, le bravate, probabilmente. Le bravate, però... sono sempre esistite, ragazzi. Il problema è che ogni periodo storico ha le proprie bravate. Il problema, ragazzi, è anche da parte magari della generazione di persone un po' più anziane che non comprendono queste cose, che danno la colpa appunto a internet e ai giovani in generale, perché la generazione malata, non c'è più rispetto di niente. Però in realtà, se questa generazione è malata, sarà anche un po' colpa della generazione prima, che piazza i figli davanti ai telefoni pensando che il telefono sostituisca il compito del genitore, cioè educare il figlio. Io, se avessi un figlio domani, no, di 2 anni, 5 anni, gli darei sì in mano un tablet, la tecnologia, perché comunque la tecnologia non bisogna averne paura, però io guarderei, controllerei quello che sta facendo, e di certo non penserei mai che l'iPad o quello che guarda lui potrebbe sostituire un'educazione, sì, genitoriale. Sì, infatti, quindi genitori, seguite i vostri figli anche in bagno quando gli lasciate, esatto, in mano i dispositivi, guardate insieme a loro ciò che guardano, soprattutto in bagno, mi raccomando, condividete ottimi momenti tutti insieme, per ma carità. Però in generale, però sembra che veramente che sia il male, che sia sempre il male, sia sempre quello che c'è all'esterno. Adesso tutti i boomer sono perfetti alla guida, nessuno ha mai fatto una cazzata. Te l'ho raccontato a te quella volta, quel TikTok che ho visto, forse non l'ho detto in live sta cosa, forse l'ho detto solo di domenica, che c'era un boomer, un cinquantenne, che stava parlando di questo fatto su TikTok, che diceva: giovani responsabili, butterei la chiave, arresterei pure quello che aveva dato la macchina, e tutto raccogliuto dal fatto che stesse facendo questo TikTok alla guida, ragazzi, mentre guidava. Quindi questo è proprio la scena madre di quello che è il web, ragazzi, secondo me, di come sta diventando tossica alcune dinamiche del web. È l'evoluzione del disagio del benessere, si chiama, ragazzi. Più si sta bene, più si c'è qualcosa che non funziona. Vabbè, il controsenso della gente non ha ovviamente limiti. Quindi di conseguenza, ragazzi, è questo che è successo su YouTube, che ha portato poi a una gogna mediatica, un po' a etichettare i content creator su internet come dei celebrolesi, degli irresponsabili, ma tutti, cioè anche chi, cioè non è che categorizzano, cioè una persona che fa, che cazzo ne so, divulgazione scientifica, è un deficiente, perché se lo fa su internet comunque ha un potere di influenzare la gente, quindi potrebbe essere il male, di conseguenza per l'Italia e gli italiani adesso, generalizzando ovviamente, Barbascura è da arrestare, è un criminale Barbascura, sì assolutamente. Quindi insomma, a me dispiace questo, semplicemente, che bisogna sempre generalizzare. Il problema dove sta è che questi sono dei coglioni, hanno preso una macchina, hanno fatto puttanate, i coscienti sono sempre esistiti, anche quindi prima di internet. Cioè, non è che c'è tanto da dire. Fosse successo, il problema di base è che lo scalpore della notizia c'è anche per via di quello che ci sta dietro, quindi appunto internet, la famosa internet contro la televisione. La televisione deve sempre screditare la faida tra media, come c'era tra la radio e la tele. Esatto, si attacca alla prima stronzata che trova, e questo è il problema. Il problema è che se fosse stato un calciatore a fare quella puttanata lì, se ne sarebbe parlato molto meno. Cioè, capite? Cioè, se sarebbe parlato, però sarebbe diventato più una roba di gossip che di gogna mediatica. Sì, sì, me. E poi ovviamente si va a politicizzare tutto, perché poi dopo ci deve entrare dentro la politica, e quindi destra e sinistra. Gastolo della patente. Si tratta semplicemente di buon senso, ragazzi. A certe cose tu cerchi in qualche modo di porre rimedio. Quindi se la gente non si sa contenere, non si sa controllare, cerchi tu di tutelarla, e quindi metti più regole, cerchi di capire qual è il modo migliore per farlo. Cioè, ci sono mille implicazioni. Ragazzi, adesso ovviamente non sta né alla televisione né a internet, né alla gogna mediatica di internet decidere quale sia il destino di quei ragazzi. Hanno fatto la cazzata che gli ha rovinato non solo la carriera, perché hanno chiuso il canale, ma quello è il minimo. Gli hanno praticamente rovinato la vita, soprattutto al ragazzo che guidava, perché essere condannato per omicidio stradale non è una stronzata, soprattutto con quelle aggravanti che sembrano esserci. Che sia di lezione a tutti i ragazzi giovani, o a tutti i ragazzi non giovani, ma i ragazzi che magari vogliono provare a fare il content creator e vogliono puntare a un contenuto trash, perché dal trash non ci si esce, ragazzi. Se si fa trash, bisogna sempre più esagerare, sennò perdi hype. È quello il problema di questo tipo di contenuto. E
il contenuto tossico, non è che si fa il trash, perché trash può essere un po' di tutto. Anche noi siamo trash, Andrea, non è che facciamo il... Sì, sì, per carità. Cioè, non per è che carità. Siamo qui a spiegare la scissione degli atomi. Io sto parlando in generale. Sì, sì, sì. Non è che, come ho sentito dire, siamo qui a leggere Dante e la gente ci ascolta. Ho sentito, sì, quelle, infatti, ho sentito di quelle parlato... boiate in televisione, ragazzi. Quando, cioè, quando ne ho parlato nella mia live, ho detto, io non parlo di noi, perché ho detto, noi appunto siamo due persone che fanno loro, fanno una roba futile come giocare ai videogiochi e passare due ore insieme per far divertire, ma è una roba alla fine futile. Mi stavo prendendo appunto ad esempio delle persone che lo fanno proprio come atto divulgativo, il content creator. Penso a Crepaldi, che parla di malattie mentali, di depressione. Penso a Polidoro, che fa divulgazione anche contro le fake news. Penso anche a Barbascura, che fa divulgazione scientifica. Quelli sono i content creator da preservare, cazzo. Gente che fa roba figa, che in televisione non si vede più, perché non tirano i programmi scientifici. Ma non è vero niente, Andrea. No, ci sono, ma non tirano. L'aveva spiegato Cecchi Paone quando ha dissato il Cecchi grande Paone, fratello. Lasciamo stare anche. Vabbè. Lì, che ormai anche là c'è una voglia di andare contro tutto ciò che è strano, perché la gente più progressista poi stranamente inciampa nel progresso e non gli va bene più internet, non gli va bene... Lasciamo stare, non fatemi parlare di queste cose qui, lasciamo perdere. Comunque il problema di base è questo, secondo me, che c'è una... la gente sta uscendo di testa, cioè è palese, in tutti i campi, in tutti i modi. Adesso è internet, anzi non è più internet, perché adesso è il sottomarino. Ci sarà sempre una ci sarà sempre qualcosa. Ogni settimana nuovo, c'è quella cosa, no? C'è quella tragedia lì, ma la gente anche ragiona proprio male. Sono già dimenticati, degli youtuber sono già dimenticati. Anche lì, vedi cosa intendo per la gente non ragiona più, la gente è uscita di testa. Cioè, succede il delirio del sottomarino. A chi danno la colpa? Alla Logitech che ha fatto il pad. Ma secondo l'unica voi... cosa che si è salvata. Ma tra l'altro, che l'unica roba che si è salvata è il cazzo di pad. Ma secondo il voi? Fondo dell'oceano. Ma secondo voi, ma tu puoi dare una colpa a un'azienda che ha costruito un accessorio, una periferica a poco prezzo, di basso valore e anche di bassa qualità, appunto. Vabbè, ma lì è gente che c'è la merda nel cervello. Sì, dai, ma la merda, ho capito, ma quello è questa la cosa. Sì, ma minimo di ragionamento cognitivo, cazzo, non c'è più niente, non c'è più un pensare di trovare, cioè, è un puntare, no, subito il dito, è colpa tua, è colpa sua, ma non è che ci desse forza la colpa, è successo, è un incidente, è un errore, non bisogna rifarlo. Penso che sia proprio una roba distopica ormai l'internet, perché tipo come la vedi come un intrattenimento la cronaca nera, perché è strano da dire, ma ragazzi, ma è vero, una roba quasi antropologica. La cronaca nera, fin dall'alba dei tempi, è sempre stata intrattenente per l'essere umano. Il fatto di tragedie lontane che ti toccano diventano tipo come se fosse una fiction. Prima erano youtuber, sottomarino, ci sarà sempre gente che deve andare appresso a queste cose. Non avrei mai pensato di sentire questa frase. Prima erano youtuber, mo un sottomarino. Sì, sì, ti rendi conto di che cazzo di periodo storico stiamo vivendo? Io ogni giorno che mi sveglio dico, cazzo, stiamo vivendo una distopia. Perché adesso hai visto che vogliono fare... E adesso questa... i pesci, incredibile, l'invasione di pesci che camminano sulla terra. Cioè, è allucinante. Questa è proprio una roba da distopia. Hai visto che vogliono fare l'incontro di MMA con Mark Zuckerberg e Elon Musk? Hanno accettato? Certo, questi centri di miliardi. Perfetto, non vedo l'ora di vederlo. Quello Elon Musk si chiamerà Elon Maximus. Ok, ok. Vabbè, ma lì è intrattenimento, cioè, nel senso, chi se ne frega, dove sta il problema lì? Se acconsentono. Sì, stiamo comunque vivendo un periodo storico strano, ragazzi. Non è il gusto del macabro, sapete qual è il problema? Perché è naturale che tu, mentre sei per strada, vedi un incidente e ti giri a guardarlo. È nella nostra natura. È nella natura umana. È nella natura umana, che è un po' distorta, ma è forse anche una questione di autoconservazione, di capire qual è il pericolo, di conoscere la situazione. È normale, non è tanto... Il problema non è tanto quello, è il concetto del trash. Cioè, se a te piace vedere le live IRL dove la gente prende e si mena per strada, non c'è nulla di male. Cioè, no, nel senso, può essere intrattenente, sono gusti, sti cazzi. Poi che hai gusti di merda o che comunque ti piace lo schifo, non stiamo parlando di quello. Quello può succedere, può esserci come cosa. Il problema è che è questa asticella che bisogna sempre tirare sempre più in alto, capito? Per fare sempre più guadagni. Quindi è una specie di piramide alla quale metti sempre mattoncino una sopra l'altra e uno sopra l'altro. E quindi questa è la cosa che preoccupa, che si cerca di superare il limite, sempre cercando di stare ovviamente nelle normative di quello che è la piattaforma. Quindi la piattaforma cosa fa? Cerca di tutelare chi guarda e chi crea, vietando
Perciò, andando avanti così, si arriverà che non si potrà più dire un cazzo, fare un cazzo, guardare un cazzo, perché purtroppo è quello che sta accadendo. Perché si salva il gaming? Perché il gaming è l'unica cosa, ragazzi, che sinceramente... Perché il gaming alla fine è quello, è giochi... È pura e lineare, magari... cioè tu cosa stai facendo? Stai giocando a un videogioco e tu invece che stai guardando stai appunto... Ti stai godendo un videogioco per diversi motivi, perché non hai voglia di giocarlo, perché non puoi acquistarlo, perché vuoi vederlo giocare, cioè ci sono altri motivi, ma è semplice, rimane lì sul gaming, non c'è altro da fare, quindi... Il gaming è sempre stato un po' l'ancora di internet, se ci pensate, dall'inizio di YouTube. Allora, esploso nel 2014, però... poi si è spento su YouTube intorno al 2016, adesso si è stato su Twitch. Adesso la fiamma dell'intrattenimento del web non è più, non penso sia più il gaming, quello che attira più, sì, quello che attira più persone sono il just chatting, il podcast. Sì, no, ma quello che volevo arrivare a dire io è appunto che è ovvio che poi potrebbero cicciare fuori cose come il divieto alla monetizzazione con diversi contenuti, tipo io non mi stupirei se a una certa Twitch dice a tutti, guarda, siccome ho notato che c'è questa impennata di querele, di incidenti dovuti a una categoria di intrattenimento, facciamo ad esempio l'IRL, a sto punto per evitare cazzi e per evitare che si faccia soldi con quella categoria malsana e si crei un contenuto tossico e pericoloso per tutti, vieto la monetizzazione all'IRL. Per dire, concetto anche su YouTube. Te la oscuro, tra virgolette. Mettiamo caso, dopo sta roba delle challenge, è probabile che su YouTube adesso le challenge, se tu fai un video di challenge, ci sarà l'hashtag challenge o porterai un contenuto di challenge, probabilmente non potrà essere più monetizzato. O sarà più controllato, oppure sarà più controllato, o sarà qualcosa che letteralmente non verrà più monetizzato. Ora, è giusto? No, perché ci sono persone che magari fanno veramente cose... classicissime e non è giusto vietargli la monetizzazione, perché d'altronde che male c'è, però effettivamente ti dico sì, se però questa è una categoria tra virgolette tossica ci può anche stare, cioè nel senso che cosa vuoi che vi dica, ragazzi, una certa funziona così internet, ma in questi pasticci ci ficchiamo noi creator. Cioè sia chiaro, perché la gente non è che la gente obbliga altra gente a guardare i propri video. Ovvio che io faccio un contenuto perché so che mi porta soldi, ma sono io content creator coglione che inciampo nell'errore e creo il problema. Sono io lo sbagliato. Sono io che penso che andare a importunare la gente fuori per strada mentre mi filmo con una telecamera sia divertente, che vado a rompere i coglioni ai poliziotti per vedere la loro reazione. Penso io che possa essere intrattenente e farmi fare soldi. Sono io il coglione. Poi dopo mi becco delle bastonate, mi becco qualcosa. Ecco, polizia violenta. Che cazzo pretendo? Chi fa questi contenuti e soprattutto chi segue questi contenuti è gente anche magari giovane, magari anche un po' inconsapevole. Però volevo dire questa cosa, secondo me sono scandali ciclici, succedono, perché appunto c'è tanta gente, ergo tanta gente di numero, in questo numero ci sarà 20-10.000 deficienti. Sì, secondo me questa cosa qua è un po' uno scandalo alla Logan Paul, all'italiana un po' più piccolo ovviamente. Cazzo, vi ricordate lo scandalo che ha creato Logan Paul quando ha firmato il cadavere in Giappone? Quella era un po' la stessa cosa, che appunto poi ha portato un po' al raffreddamento degli inserzionisti su YouTube. Sì, Matano è stato l'incipit. È tutta colpa sua. Dagli scherzi telefonici si è evoluto tutto fino ad arrivare alle challenge. No vabbè, però ragazzi, ovviamente lì bisogna contestualizzare, cioè se uno tira su una cornetta e fa uno scherzo telefonico è una roba, se uno dice provo la mia balestra dalla finestra, vediamo che cosa succede, sparo un dardo d'acciaio a 300 all'ora fuori dalla finestra con la mia balestra, cosa mai potrà succedere, e guarda caso cavo un occhio a una zebra, cioè che cosa pretendete, nel senso, cioè era ovvio che andava a finire così, quindi voglio dire, bisogna contestualizzare tutto, e ecco, ad esempio, se la telefonata, lo scherzo al telefono rientra nella categoria scherzo e quindi per dire uno per fare uno scherzo a una persona, non lo so, gli mette della dinamite nelle tasche e questa esplode, non è giusto che il poveraccio che fa scherzi telefonici non possa più guadagnare dai suoi video, è esagerato, però ragazzi, d'altronde ripeto, che cazzo dobbiamo farci se esistono questi elementi che non conoscono i limiti ce li devono essere imposti in qualche modo, quindi ovviamente la piattaforma pensa prima a se stessa, cioè quello è il problema, giustamente, perché la piattaforma deve pensare ai propri cazzi, poi ovvio che si cerca sempre di mediare, ma io sinceramente penso che, non so se YouTube Italia
la sezione di YouTube Italia si è espressa in merito. Cos'è il gatto e il frullatore? A sto scandalo qua, però boh, ragazzi. Sì, no, si sono espressi in merito tutti, adesso ci siamo espressi in merito pure noi. Non l'abbiamo fatto prima, ragazzi, anche perché forse bisogna un attimo sentire le dinamiche un po' di tutto. Io tra l'altro non mi sono più interessato alla cosa. Perché... Ah, perché dopo il sottomarino non si è più parlato di altro. Sì, assolutamente. Cioè, l'audience dell'internet è così. Un giorno si parla di una cosa, il giorno dopo si sono dimenticati già tutti. Se avesse postato su altri siti il corpo di un giapponese non gli sarebbe successo assolutamente nulla. Funziona così. No, ma ragazzi, ma capite che è proprio sbagliato in principio fare una roba del genere. Adesso non è che dobbiamo stare sempre a fare la morale, però se quello non era uno youtuber, però se quelli non erano ragazzi. Quando fai una cazzata e lo metti in pubblica piazza, che può essere internet, la piazza del vostro paesino, ma comunque in luogo pubblico, ovvio che ti prendi la merda. Cioè, ragazzi, è inutile giustificare, ma su altre piattaforme, ma se non fosse stato. Ragazzi, se uno fa una stronzata, una bravata, è ovvio, è matematico che ti prendi la merda di ritorno. Cioè, ed è pure giusto da un lato di karma, secondo me. Poi è ovvio che non bisogna esagerare, è sbagliato insultare, però per carità. Ma io non ho capito la cosa del gatto, ma sono curioso. Gatto, sì, il tizio del gatto del frullatore, non voglio saperlo. Cos'è successo? Si è fatto male un frullatore? Al di là di YouTube, ha fatto una minchiata, sì. Un tizio ha messo un gattino in un frullatore facendo il video ridendo. Ah, ottimo. E per ripicca hanno trovato le sue abitazioni e l'hanno pubblicata su tutti i social, Twitter. Beh, quello tipo è un po' esagerato, pubblicare l'abitazione di qualcuno, perché là puoi anche andare nei cazzi peggiori, perché se l'abitazione la legge uno che non sta tanto bene, un altro che non sta tanto bene di testa, e lo va a trovare, va a finire che oltre al gatto morto c'è anche un omicidio. Ragazzi, che cazzo c'è? Come commenti queste cose? Cioè, come fai a commentare queste cose qui? Cosa c'è? È tutto sbagliato. È gente malata, fuori di testa, gente che andrebbe aiutata. Cioè, che cazzo, cosa cazzo è allucinante? Io non so neanche come commentare una roba del genere. E purtroppo esistono sti elementi. Gente che va aiutata. Mi sale, ok? TSO. Ma il gattino l'ha frullato? E penso di sì. Non lo so, non conoscevo questa storia, me la state dicendo adesso voi, non avevo la minima idea. È pieno di merda internet, ragazzi, purtroppo, perché su internet c'è una sorta di sicurezza che in realtà esiste, che dà a molte persone, quali sociopatici e psicopatici, quel senso di sicurezza che nel mondo reale non si ha. Quindi la merda è a palate, più di quello che c'è nel mondo reale. Quindi, ma scusami, sì, 4chan poi è la merda dell'umanità. 4chan, il tipo era rinomato per fare questo genere di cose per il proprio piacere. Ma scusatemi, ma su YouTube questo è un feticismo. Sembra strano che la piattaforma permetta queste cose. No, 4chan hanno detto. Vabbè, su 4chan c'è di tutto, ragazzi. Ci sono pure i sequestri di persona, gente che si buca in diretta. Vabbè, ma lì, perché lì stiamo parlando veramente della fogna di internet. Vabbè, ma allora lì è un'altra cosa. Cioè, quelle sono piattaforme che sono esule da, credo, ogni sorta di regolamento, quindi non... Cioè, internet è il mezzo per l'intrattenimento e la conoscenza, ma è anche il mezzo dove la gente, insomma, si sente più sicura e... Esatto, estranea le sue peggio cose, le peggio perversioni, le cicci fuori. Ora non giustifico, però sto dicendo, nel senso, è dall'alba dei tempi che su internet è sempre trovi stata queste cose. Sta parte di umanità. Cioè, se vi raccontassi dei video che giravano per le scuole alla nostra età, che ci si passava col Bluetooth, lasciamo perdere, ragazzi. Lasciamo Vabbè, i video perdere. Che ti inviavo pure io tanto un paio tornavi di anni a fa. Casa che la mano faceva così, dicevi, come è andata a scuola? Io sono entrato una sola volta nel deep web e non ne sei più uscito. Ho perso fiducia nell'umanità, devo dire la verità. Lo so. Comunque sì, internet è come il meme dell'iceberg, noi vediamo soltanto il 5% della superficie, poi tutto il resto è inabissato. Vabbè, comunque, ragazzuoli, dai, allora chiudiamola qui. Grazie per la chiacchierata, che spero non rompa i coglioni, nel senso, noi ogni tanto ci va di parlare anche di queste cosine qua, perché rappresentano anche noi, cioè in qualche modo toccano noi che siamo content creator, cioè è brutto da dire, ovviamente dispiace per quello che è successo, che è una tragedia, e dispiace per la famiglia, dispiace per tutti,
Però è anche a una certa ti viene anche da cercare di difenderti in qualche modo, perché ti senti, cioè, da quello che stanno sparando su in televisione, cazzo, ti viene a dire: ma come minchia ragionate col buco del culo? Cioè, voglio dire, nel senso, non puoi generalizzare così, non puoi attaccare tutti perché ha sbagliato uno. Sembra di stare a scuola, che quando faceva una stronzata uno andavano in punizione tutti quanti. Ma perché? Ma che senso ha? Non siamo in accademia, cioè, questa è la vita vera. Ha punito chi è responsabile. E quindi cosa volete che vi dica? Vabbè, bestiacce, fate i bravi, fate i buoni. Noi ci vediamo domani alle 21.30 con... Domani è mercoledì e c'è la Night. C'è il Play in Browser, siateci, perché ancora Horror Night. Probabilmente veramente spunterò l'ugola sul monitor, a una certa. Fate i bravi, fate i buoni. Vi ricordo i social, Instagram, TikTok, YouTube. Faccio i suoni di Link. E basta, questi sono i social, sinceramente. Suoni di Link. E questo è l'altro suono di Zelda caratteristico. Ci vediamo domani alle 21.30, bestiacce, fate i bravi, fate i buoni, vi vogliamo bene, grazie per la vostra compagnia, dai che ci riusciamo a arrivare alla maratona, mi raccomando, si cancella la riga del culo, dai, buonanotte, vi voglio buonanotte, bene, ciao 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 ciao.